Insomma, portami un giornale qualunque. E per mettere la tribuna? E portami la tribuna. Oh, nessuno fa questa fatica su. Ma vanno a mutare. Ma c'è pure nel bordo. Ecco qua, amico, ecco tribuna. Grazie. Scusate. Mio signore. Amico. Ehi, bello uomo! E vi ho pregato, mi chiamo Luigi De Vito! Luigi De Vito, giornalista, beh! Sicuro? Cioè, scrittore di novelle! E scrivi da sempre! E sapete, io ho un accordo con un giornale che ci fa una novella ogni volta! È proprio a quello, da me a po'! Ma perché? Mi dispiace! No, rica potessi ne scrivere pure una tuta, lì! Ma perché, scusa? Perché qua ci sono qui, e voglio stare su, e mi tocca le vie! Va bene, mi sento su! Si è fatta la volontà da ma viene un poco dopo brutta giornata che schierà! Ma che se proprio una giornata amara! Amara, amara! Ma l'amaro, figlio di amore, sta dolce! Io non capire! E come fossi contento io, se invece questa diventasse, che ne so, una giornata dolce! Dolce, dolce! Oh, prima amaro, ma dolce! Tu mi dava di come a me! E che faccio? Che faccio? Quella in realtà dovrebbe diventare una giornata molto dolce, molto dolce! Oh, amico, amico, pizzo caffè! Ma che maniera? Mettere a riposo a me, dopo 16 anni di onorata carriera, dopo avermi acquistato il grado di maggiore, puzzurone e stiero. E perché? Con una sciocchezza e niente. Essere caduto troppo da coppa a cavallo. E che ci fa? Io mi ci ho fatto troppo piatto, mica è colpa mia. Quando monto a cavallo, ma venne recinamente calmo e bagandello. E per questo mi si mette a riposo a me. Vedremo, vedremo! Cavaliere! Amico, amico, sta prendendo un caffè? Signore, zitto! Avete ragione, signore, perdonatemi. Che bell'argomento per una novella! Un maggiore ritiro! E dite ancora che un giorno in Aleppo un turco audace, un ribaldo inturbante, percoteva un veneziano e faceva insulto al vostro stato. Io per la gola serrai quel circonciso e lo scannai, così. Quando sono arrivato a che stagia fatta a botto, la morte la giasturia bomba. Perdonate, che opera è questa? Otello, lo porto in scena domenica sera al Teatro San Ferdinando. Sa, sono un artista dilettante, appassionatissimo dell'arte drammatica. Ci va capazzo. Ma se domenica avrò successo, mi do anima e corpo al teatro. E facite buono, perché tenete proprio una bella voce. È una bella presenza. Tutti me lo dicono. In realtà io non avrei bisogno, perché io sto bene, mio fratello non mi fa mancare niente. È il proprietario della pensione Stella. Ah, sicuro? Qua vicino? Sì, sì, io. Issa avrei voluto che avesse fatto segretario in l'angolo. Ma che già fa? La passione mia è l'arte. Io già fa l'artista, ma che son nato artista? È che lo sapere, facite proprio buona. Scusate, Maggio. Maggio, scusate. Maggio! Ehi, ma quale Maggio? O Maggio sta là? Scusate, Maggio sta là nudo, non ci vega buono. Tieni a mente, che lo sei turbuto. E mo che io scendo da chi? Già prima sei inquietato con me. Mo va che piano piano, a concio concio. Maggiore! Prova a mollare da capo. Maggiore! Ma chi sta a te, è una riccia buona. Maggiore! Ritirate le truppe! Ritirate i cannoni! Ma quali truppe? Sono io giornalista! Una domanda che volevo fare! Dite! Ma mi pare di aver sentito che servite da 10 anni nell'esercito! Da 16 anni!
Ho fatto una vita da cane, ho sciupato la mia salute. Me ne sono accorto. Dicevo, siete ammogliato? Ammogliato, sì signore, ma sono diviso da mia moglie, che dopo 2 mesi di matrimonio si vuole lasciare. Oh, e perché, scusate? Per una sciocchezza di niente. Ah. Perché la notte rindolietta mentre dormivo, facevo una pluata e gli vendevo. Però questo succedeva perché la sera bevevo un poco troppo. E si diceva che si metteva paura, che mi aveva aiutato a sosso. E sta cosa lo toccava venire, ma non ne aveva. Una scusa, un pretesto. Ma vieni un po' che tu argomento, non ma che passa tanto a guai per caruto che piccio. Basta. Voglio andare alla posta a vedere se c'è qualche lettera per me e dopo mi ritiro. E posso avere l'onore di accompagnarti? E perché no? Questo non è antipatico, però è una cosa se accanto. Allora andremo insieme alla posta e dopo vi accompagnerò a casa. Ma voi dove abitate? Qua vicino, alla pensione Stella. Ah, bravissimo! Mettere a riposo a me, se anche una cannonata, a ci farò mutare! Prego, mangi. Prego. Ma chi sta questo? Ma sono di caro nome e poi si casereggio. Maggiore! Maggiore! Mamma mia! E io non ci scordate tutto quello che mi ha comprato! Meno male che me l'hai scritto! Maggiore! Se sei figlio dell'abisso, sfida la morte! Amico, amico! E chi sei? Un quarto bicchiere di cognac o bevuto? Un quarto? Possibile? Possibile, possibile. E sarò per andare per morte. Hai ragione, hai ragione. Ma che pure, a me non me ne adoro. Togli le bottiglie subito, subito. Sì, sì, fai buono. È 10:30. A Cicillo non si verrà ancora. Chi la ieri sera mi retta appuntamento qua alle 9. Al caffè la torretta. Ma che diavolo si è arrastato che ancora è da venire? Che diavolo si è arrastato? Ma canto a essere, non sa ci che sta. Chi la ieri sera, come al solito, aiuta a giocare e avrà perso una davanti tutte le sorde. Peppi, comandi. Peppi, vieni un po' a cà. Si vede che il compagno mio, Cicci, lo sai. Don Cicillo si tende? Sì, amico. Ci dice che mi aspetta che hai subito torna. Va a cattare un pacchetto di sigarette qua. Va buono, amico. Ma raccomando. Ma che diavolo si è arrastato che ancora da venire. Cameriere. Comandi. Portami una tazza di caffè, un po' lento e dolce, sì, ci metterà in 3 soldi di zucchero, ci metterà. 3 soldi di zucchero, che mi piace in mele. E banano con la mele, se dice ho mele, se dice, e dai da bocca amara, che manco fela, mannaggia, certo mi mannaggia. Ma buon amico. Ma che vengo? Ma si è issa, Don Enrico Pastetto, maestro di musica. Carissimo Don Enrico! Caro Don Raffaele, e state qua sta? Sì, sì, sto qua. E chi se io caffè mi trattengo ogni mattina? Ma voi piuttosto, che ho finata fatta, non va giurista più. E quelli sono quasi 2 anni. 2 anni che avevo pure? No, capite, capite. 2 anni che ci parte da qua. Sicuro, sicuro. Ma facete una cosa, accomodatevi un tavolino mio. Ci vediamo in un caffè insieme. Ah, grazie, grazie. Accomodatevi, accomodatevi. Ah, eccoci qua, voi. E noi l'ultima volta ci vorrete mal caffè d'Italia, vi ricordate? Già, ecco, non mi ricordo. Ehi, ma partetta, sì, andai a Milano, scritturato alla Scala come direttore d'orchestra. Bravissimo! Bravissimo. E non ci fosse mai non avevo più con cui passare la festa. E perché? Perché un primo giorno che ce n'è a teatro, no? Per congiuntare l'africana. Io tre professori, se mi attettano a ridere. Gesù, che c'è sta a ridere, pensai. Allora, pigliai, mi chiamai. Qua immediatamente! Poi! La zecca in un maccarone, Raffè! Molto bene! Molto bene! E non sai come sono vive! Avete dato una variata! Ma dato una variata! Ra tutte le professure! Che stette un mese e mezzo rindolietta! No, no, siete da mio amico mio! Non andate a Milano! Poi ci danno tutta Italia! A dare lezione di violino! Ma dove? Mi sono morto di fame, capite? Morto di fame! Un professore come me, con un diploma e 7 paraglie che tengo! Ma a Napoli non avete potuto fare niente? Per esempio al San Carlo? A San Carlo? Io sono stato direttore alla Scala di Milano, ma mettevo a andare all'orchestra di San Carlo! Ma voi non arrivaste a dirigere? Oh, e che vuol dire? Scusate, che vuol dire? La scrittura era come direttore. No, no, io a Napoli non ci voglio stare. Anzi, se avete un amico artista glielo dite,
A Napoli ci vedi proprio, no, no. Io voglio andare all'estero, sì, Parigi, Londra, Losanna, e faccio aprire i concerti che faccio, Renare Capala, Renare per tutta parte. Sicuro, sicuro. A chi se l'ha già lasciata pazza e l'ha già trovata peggio. Ma tutta parte, ma prova. Ecco qua, amico, caffè con tre sante zucchero. È arrivato incluso. E adesso da dove venite di bello? Aspita, da dove vengo? Io sono stato a Pozzuoli, dice Pozzuoli, quello Pozzuoli è nobiltà di provincia, sì, è perché di solito, no, a questi concerti ci vanno donne gioiellate, uomini in frac, pubblico sceltissimo, raffè, grappoli umani, umani. Forbici, temperini, da soli, forbici, temperini, da soli, forbici, temperini, da soli. Non mi serve lì. Forbici, temperini, da soli, forbici, temperini, da soli. Maestra, ma se avesse qualcosa sordo. Ma vedi niente mente, ho ferito che voglio tuo malato. Ha ci capito, chi se sta più muoia a te me. Vabbè, papi per vago, ci avrei in Marocco. Ciao amico. Queste sono proprio cose di pazzo. Dunque stavamo dicendo, don Enrico, grappoli umani, mi fa piacere, c'era gente assai. Dove, scusate? Ma come dove? A Pozzuoli. Ah, ma voi dite, a Pozzuoli? A concerto mio? Oh Gesù, sì. E chi ne stava solo sindaco, c'è stava, sì. Ma come solo sindaco? Qui Madrid, grappoli umani. No, attenzione, attenzione, io ho detto di solito, ah. Sì, di solito. Quello è stato un fatto inspiegabile. Era inspiegabile, sì. Poca reclama, hanno fatto, sì, poca, sì, reclama. Se non sono sindaco, un uomo anziano, no? Ma appena poi ho iniziato a suonare il primo pezzo, ho sindaco. Tu ci hai mai? No, chi l'ha fatta così, guardate. Ha calato a capo coppo bastone, e si è dormuto. Poi dopo, non sentendo più quei suoni, quei rumori che facevo io. Hai alzato questo? E bosca sta in capo! Ebbene, forse è stato meglio! Dice, hai detto basta, maestro, basta! Uomma, tutto cosa mi scendi da loco ancora! Una cosa vostra, sì, guarda, sì. Pietro! Sì, sì, e così me ne sono venuto! Sentite, mi amico mio! Non andate manco a Pozzuoli! E noi sto passo, non ci muoviamo più a rinda sto caffè, amico mio! Caro mangia povero, loco, caro mangia povero! Io sto pure senza alloggio! Tutto. Sì, è perché o padrone di casa ha detto basta, tre bulacca tinta! Allora, io ho preso tutta la mia roba, no? I guardaroba! E spartito, e strumento musicale, e me ne sono venuto, sì, sì. Maestri, dove sta tutta sta roba? Ho brito il canno, ho brito, la camisa nera, ho vestito, io mi unito, e io questo tengo. Povero maestro, povero maestro. E stasera dove alloggiate? E che ne sa, c'ero alloggio per terra, in coppa una panchina, io solo questo devo provare. Ma voi siete un artista, non meritate di fare questa fine. Mo sapete che faccio? Vi faccio una raccomandazione per mio fratello, quello è il proprietario della pensione estiva. Ah, qua vicino! Sì, 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 sì. Vi faccio avere una stanza per un paio di giorni. Sì, sì, ma due giorni solamente mi bastano. Sì, 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 vabbè, ma mo vedi. Mi può piacere all'estero, ma ti scordate, sì, me ne vado all'estero, sì, sì, sì. Me ne vado a Costantinopoli, chi le posso sta buona a Costantinopoli? Capite scritto fino a mo'? Una stanza per due giorni al mio amico Enrico Pastetta. Dico, dico proprio due giorni solamente? Vabbè, facciamo tre, no? Va buono, due, tre, e la stessa cosa. La stessa cosa? Che cosa? Che cosa? No, dico, che cosa la stessa cosa? Che cosa è la stessa cosa? Guardate la combinazione, io avevo capito quattro giorni. Guardate la combinazione, avevo capito quattro giorni. E quello capita nelle combinazioni. E facciamo, sì, quattro giorni. E facciamo una cosa, e lasciate in bianco. Metto io i giorni senza che spurcato foglio. E facciamo così, basta che veniamo stamattina. Grazie amico mio. Io voglio sapere che c'è studiato a fare. Era meglio che mi imparavo a sabugnare. A me a Natale, a Manastella ci asceva. Ecco qua, tenete. Adesso mi perdonerete, ma vi devo lasciare. Sì? Sì, perché ho la prova al Teatro San Ferdinando. Ah, San Ferdinando, bravissimo! Perché domenica debutterò come artista. Voi verrete ad applaudirmi. Sì, ci arriva bene. Come siete pessimisti. Che vi porto? Un palco, una poltrona, una poltroncina? Ah, uno scanno delle legne. A me mi sta bene. Va benissimo. Allora domani mattina ci rivedremo. Va bene, va bene. Amico, amico! Dare moneta a me! Ma che c'è, dai, nei lupo? Aspettate, ci pensi? Ah, guarda, faccio chi sta, no? E a mucinia, don Enrico. Grazie, amico mio. Quante obbligazioni e quante umiliazioni mi sto ricevendo. Don Enrico, don Enrico.
scusate, ma voi trasite rinda un caffè senza ranato? No, e sapete che cos'è? Io sono entrato, ho detto quello qualcosa deve succedere, e come infatti? È successo. Accompagnato, ma caffè anche a ah, ma insomma, si può sapere che cancro è stato? Una rovina, amico mio, una rovina. Io ci ho passato all'ultimo rivolto. Ma che è successo? Zio Felice sta a Napoli. Ah, possibile? Possibilissimo. È arrivato alle 9 con la moglie e la figliastra. Io non so perché non sono ancora morta, non tengo più sangue in cuore. Amico, che ti passa da dire? Niente, Peppi, non c'è pazienza, non mi voglio pigliare niente ancora. E dopo, come è rimasto la comunità? Forbici, temperini, rasoi! 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 Buona rasoi, io chist sì, chist me la cattarrio con tutto corpo, mi taglia sto cannarone e sta lingua che parla sempre! 50! Vattene, lasciaci parlare, non ci serve niente! Vabbè, va più meno male, oggi è giornata! Ciao, amico! Come sta pronto, so? Io stavo in coppo circolo di qua e stavo perdendo magnificamente 300 lire. Ehi, hai di 300 lire? In contanti, a fare le 500 lire come vincette Don Nicolino Guantaro che là da sì e che oggi la ci paga assolutamente. E lo Mario in cirla. E ero e piglia. Mentre stavi a stammanno con mano tutta, varendo una carta tanta controllo, è arrivato un fatturino in telegrafo, Don Carluccio Mors. Ah, a proposito, chi la stava avvisato? Mi ha consegnato questo telegramma. Legge qua, legge. Fammi vedere che combinato. Arriviamo ore 9, io Concetta e Margheritella. No, mica lì, fammi piacere, non ne arrivi perché noi già stiamo in coppa spina, eh? Fammi fanni. Vieni allegramente stazione, tuo zio Felice. E tu che stai inguaiata proprio? Allegramente, io non so perché non sono ancora morto, io sono vivo per mirare. Immediatamente, ce l'ho stato io che sono venuto a stazione aspettando che arrivasse il treno. Non appena è arrivata Zizi, l'ha messa in coppa una carrozzella e l'ha portata al villino de Rosa. Ca, a parte la caraccia. E poi c'ha gitto che teneva un appuntamento con un'amica e sono curato qua. Ehi, a tutte, per essere consigliata, per essere aiutata, per essere salvata, Michele. Salvata? Ma salvata a che cosa? Come a che cosa? E allora non hai capito niente. Che... chi lo sa, che io ho studiato, che 6 mesi fa mi ha pigliato la laurea in medicina, che sono un grande mire. Ma aro, Michele, a me mi mancano 2 esami per diventare analfabeta, altro che me. In da 3 anni che sto ingannato, ma mi hanno chiuso una rissa per tanto ambroglio che l'ho scritto. Appunto un mese fa mi hanno inviato 10.000 lire, che io le cercai dicendo che mi servivano per pagare un'annata anticipata allo stabilimento a Dutenghi pazzo. Tiè, tiè, vedi chi sta cosa va inventando? Già, perché a sapere che Zizi si è messo in capo di mettere a Rocca Secca un ospitale per i pazzi. E sta tanto ammuinato, disse a moglie che io già là, io già a dirigere tutte cose. E perciò mi manna in Renare, mica lì. Renare, che tu rinda una settimana, partista. Hai ragione. Sono stato un assassino. Ma chi si poteva credere che venivano a Napoli, a così, tutta zia? Capirà, appena zia è scesa a rindo treno, la prima cosa che mi ha dimannato è stata e allora Cicci, lo stabilimento come va, i pazzi come stanno. E tu che l'hai detto? Non c'è male, vanno bene, grazie zia, grazie. Bravissimo. Dica lì, ora ti ho fatto questa rasata, da città che mi attacca in erba, fammi piacere. Oh, tu non sai zizi come pensi, e che la vecchia moglie era là, la vista conosce di quanto è brutta e terribile. Che la sia pure sta cosa, ma abbandoni, non me la manca più una lì! Ah, pensiamo a qualcosa per risolvere sta situazione. Che potremmo pensare, Michele, che ci sta a pensare, che ci sta a pensare? Le 500 lire che c'era a Don Nicolino, ma chi me dà? Ma chi te dà? Non posso mai mettere contro a chi lo mi zuo. E che è una mazziata stasera? Ammazziata! Ma che è stata, siete te lo conosci una mazziata, non ti preoccupare. E poi pure se fosse, tu sei mio amico e mi devi dare una mano. Michele, ci mancava solo questo, ci mancava. La padrona è casa mia, la padrona era la pensione. Facciamo finta che ne è prima proprio. Vieni, Vassiliatore, vieni, ci fuggiamo una bella tazza di cioccolata. Ah, ma io mi metto scuola. Ah. Tanto scuola e scuola, e chi sta in un caffè? Tutte signore e signorine, dopo passeggiate una volta tra se ne rindano un caffè per stare usato. E se no, facciamo fammi una mazzamba. Andiamo, aspetta per il caffè. Cameriere! Giovanni! Portateci dei cioccolati e dei pagnottini. Subito, signor. Grazie tante. Sora, tu secondo che hai questo carattere che tieni, sto scuola, no, non diamo più d'accordo, hai capito? Ah! Coppa all'albergo a commovire la frastiera di riscatto. Se io mi domando qualche cosa, tu non rispondi. E chi sta in un brutto difetto che tiene? E che sta malera, io ti prendo, tu non ti pari mai. E che mi importa a me? E se non importa a te, importa a me che sei rimasto vero e mi voglio sistemare. Non voglio stare più soggetta a fratato. Appena tu ti marito, lui rimane con te e fa
faccio la padrona di vita a casa tua. Oh, che sei certo! Ma tu non mi hai preso. Se non sei presente con Cruni, io che già fa? Che la fa? Ti ha luato il carattere con te. Non ti ha letto di scorrere tutte le cose. Che essere più allegra, positiva, chiarirne le poche. Tu stai sempre con sta faccia appesa. Pare sempre che hai passato un guaio. Ecco qua, io. Cioccolata. E che vanilla! Grazie. Toccato, sono caricato! Ma veramente, come sono caldo! A me così mi piacciono! Ma questa è la vanilla sempre calda, sempre! Ora non ne veniamo sempre a che sto! Ogni giorno! Ma sta finendo a casa di te, sono avanti? Rosina, sorra, ma! Ah, Rosina, che bello nome, Rosina! Una namorata mitica, Rosina! Ah, ma perché vuoi già andare? Io da 3 anni, e da mi sposa pure. Ma che è questo, Costanza? Dai, come parla la creatura? Permettete, eh? Prego, prego, fatti. Ah, ma che bella figliola, se ne fa tutte le sante. E me sono andato a fare tutte le sante, ma che sta? Ma tu hai detto che hai già dire, no? Ma quando sono secco, sono amico, ma questo mi parla scema. Che lo giovane mio che da pochione vuole abitare a Pavolo la nostra! Ah, sì, sicuro, Don Ciccino! Ama! Chi le va pazzo per me? A Don Overo non se me vuoi parlare! A ieri mi ricetti, signorina, quanto siete simpatica, quanto siete bella! Overo, e tu che le rispondi? Ama! Ah, voi, rispondete, no! Voi siete un simpaticone! Bravo! E chi lo sa io, non buono partito per te, perché riesci così! Sta ricca, ma come va che non ci ha visto? Aspetta. Cameriere! Comandi! Cameriere, scusate. Ma portate un altro po' di zucchero. Subito, signor. Grazie tante, sì. Anche per mia sorella. Non ho capito. Anche per mia sorella. È disciuto e chiuso. Ma chi sta sul dovere? Ma sì, ti dico che è proprio lui, è Don Cicillo. Aspetta. Dottor! Guardate chi ci sta qua, signora, scusate, non vi avevo proprio visto, stavo distratto a parlare con l'amico. Signora, arrivederci. Ma come state? State bene? Sì, bene, non c'è male, grazie. Signora, care cose, vi saluto. Sì, ma come vi trovate sulla nostra pensione? Bene, sì, bene, infatti proprio di questo ne parlavo con l'amico Michelino, mi trovo molto bene. Signora, di nuovo i miei rispetti. Ah, no, per dire, una pensione come la nostra non si trova per tutta chiaia, no, chi lo non ci manca niente. C'è buon'aria, pulizia, buona cucina e buoni letti. Biancheria sempre pulita, non è vero? Sì, verissimo. Tutto bianco, pulito, lindo, pinto. Signora, di nuovo io mi congedo, arrivederci. E sta mia sorella qua. Dove sta? Qui, qua. Papà, sei sta qua, sta qua! È terribile, terribile. Sorveglia sempre la servitù. Perché che la dà vedere se sta tutto a posto, se sta tutto in ordine. Marito, non lo fa più, è vero così? Già, non lo faccio più! Non lo fa più! E chi sto passimo volta la foruca? Come già fa per dare 500 lire a Donny con... Come ha fa? Vi ha detonato un broglio così, sì. Già, ma vende nato un broglio, come si fosse facile. Come fai facile tu quando uno piglia e inventa? Dica, ci vuole essere una cosa che... delle cose che ben funzionate, che magari... Statta, Michelino, ho trovato! Tu sai che la riga mi devo comprare una macchina con la quale si fa l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano, eh? Bravissimo! Una davanti a questa rasata, dai, ma attacca niente, fammi piacere! Ma non può a me, chiudo me che chiudo me una rira! Guardate chi ha parlato, che te ne sa la faccia scegliere! Russo, ma tu mi hai chi lo va pazzo per te? Ma tu so, chi non ha guardato manco? Ma ci fatto, ma meravigliata la verità! Sai, sora, mi so giovinotte, a così fanno, noi come sa l'ombra, a così tessutola. Per te ci volesse, no, ma serio, uno che tenesse veramente l'intenzione di censurare. Sora, mi sai da Tarica? Andiamo in cena, andiamo a nato caffè, che mangio qua stamattina, ma non c'è niente. Andiamo. Dottor, caro Don Cicillo, io vi saluto. Ah, ma che stai scostumato abbastanza, vente! Quando mi viaggiare, ma come mi vieni, state sato? Vieni, Michele,
passiamo di qua. Se ne chiude, meno male, va. In quanto si canta, uno dei cantori sui pagati si è da mettere a sentire isso. Io la verità, mi fumo che io un po' con la sorella, hai capito? Sì, 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 sì. E sempre tu, sì, sempre perché tu. Mi piace, ho fatto che sei una simpatica vogliona. Ah, ma non tengo proprio capo, non tengo proprio cervello. Dunque, come ti pago fatta la macchina? È una buona scusa, una buona pensata, eh? Ecco, dai, ci non basta caso, credo. No, 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 se lo credi, Michele, chi l'hanno tutti, siamo un po' tutti cose. Sì, 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 sì. Ah! A proposito, Michele, è scoppiata la tragedia. Nata tragedia! Io non c'ero pensato. E se chi lo poverino stabilimento che mi ha già affittato, a do tengo i pazzi in cura, ma che la faccia va te? E chi sia il problema più grave? O stabilimento, chi dovrà? I pazzi. Aro e piglia. Aro e piglia. Aro si piglia nei pazzi, io non lo so. Rindo manicomio. Bravo, bravo, dica lì, rindano manicomi, sì, 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 essa trova un manicomio, sì, sì. E che manicomio è te, lo? Essa c'è un bello manicomio sfitto, e si porta là e si dice, guardate zio, per il momento pazzi non ce ne sono, sapete, mo abbiamo aperto, però non vi preoccupate, poi col tempo verranno, col passaparola. Cioè, c'è, Chile, se non danno nei pazzi, davvero? E ti danno proprio a te, rindo manicomio. Ma camuffo, capo. Oh, se no, mica lì, ci vuole essere una cosa che... Coccata così, che di contorno uno potesse... Quelle cose che bene... Stato Michele, ho trovato! Ehi, ha già fatto una tapazzata, ha già fatto! Tengo una cervella tanta! Ehi, è vero, questa capa è bomba cattiva, non lo... Finitamente la capa è bomba! Ah, questa le sentire, questa è bella, questa è magnifica! Solamente io sono capace a farsi pensata! Essa capisce, perché quando si tratta di imbrogli tu sei un numero uno! Grazie, grazie, senza falsa modestia! Dunque, coppa all'albergo a Rostungamo! Albergamo, che le pensione? Oh, ci stanno tutta gente strana, curiosa. Si la vengono in capo e volevo io stabilimento. O porta là. O porta là, porta là. Come ti fa? Ma come? Chi non capisce che non sono pazzi? Ma no, perché Michele, io sto sempre vuole, capito? Non ero un po' di tempo per parlare, sai? Le dico che saccia. Oh, Gigi, per carità, voi non dovete dire niente, a chiunque parite, nulla vita mica fa capire che è pazzo. Poi me lo gioco io, Michele, me lo giro io. Sì, 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 sì. Ma che vuoi a me che stai facendo la tua capa, fa quello che vuoi tu? Ma sì, d'altra parte, questa è l'unico mezzo per me salvare. Una volta solo là da avere, poi se ne parte. È stato bene. E quando è bene più? Sì, no, Michele, ma... Magari qualcosa cosa, eh? Magari a parani, un'idea di contorno che potrebbe... Che potrebbe... Eccolo qua, Michele. Sì, 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 eccolo qua. Guarda, Michele, fermo, immobile, per carità, non muovo. Guarda, sta disgraziata, non si sta curando, fermo, Michele. Ma che è zanzato? No, signora, avanzata, l'ha cicchiappata. Michele, al getto continuo mi esce. Ma che vuoi, oggi mi sento ispirato, mi sento un genio, mi sento latino. Credina latina e astrofinava lampada, non ero genio. Ero pulitore, lei. Ero pulitore. Non puoi mai ricordare la storia, lei era bambino. Dunque... Non ci ho fa credere che assai, tu mi vieni con me, capito? Chiama dolore, gli diciamo che tu sei uno dei pazzi che sta dentro lo stabilimento sotto la mia cura, eh? Io? Sì, 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 tu, tu, tu. Sì, 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 diciamo che casino pazzo calma, va? Sì. La follia musicale. Ah, ti sei fissata che sia prima tenore Rosan Carla e che l'opera che ti ha fatta perdere a capo a te la lirica a te che ti piace? Ma qua la lirica a me non mi piace la lirica. E quando ti fai a barba che canta? Non canta, non canta niente. Ti fai a barba silenziosa? A barba silenziosa. Ho capito, ho capito, ho capito. Ah, e allora diciamo che è stata la traviata. La traviata? Ma chi sa che sta traviata? Ma Michele, fammi sto piacere, può essere che zizi che saccia che rende a te che sparia, che spaparanza un po' con voi. Ci faccia sparia? Li ha fa chi lo può essere che si mette paura e non può avere alla di pazzo? Chiama Michele, vieni con me che ripassa da traviata. Ah, cicci, ma tu rinda qua l'imbroglio me lo mettere. No, signore, non c'è un imbroglio, è un favore che ti cerco da amico, poi te lo ricambierò. Però Michele, tu devi fare proprio il pazzo originale, devi entrare nel personaggio, capito? Non può rubare la camisa così, scuocciti un po' che capito, occhio stralunato, bravo, capito? Il pazzo originale. Si è fatta volontà lo cielo! Aspetta, no. Ah!
stato? Non ci stiamo venendo a dire, io a casa che tu ci hai trovato, Cicci, non fa per noi, non è cosa. Non appena si è masciuto lo palazzo, tra Lazzarello si hanno mi sapresse e dicevano, Tito, Tito, Maro io, Maro io. Cicci, apri modo, ma volevo, che quello veramente volevano sapere, noi Aro io. E ci andiamo al caffè alla torretta da mio nipote che sta là che ci sta aspettando. Dopo io tre passano da volta Cicci, Turzo, Turzo e Vaniello, Maro io, Maro io. E allora là ci capite che ci volevano guidare, Cicci. Ha gettato un bastone, ma ci mi sa ancora appresso per l'arrivare. Non lo avesse mai fatto Cicilla mia, a Lucca, fischia, scorregge, scorreggina, scorreggione. Insomma, Cicci, chi si scorreggiava da sempre? Ah, cosa non vi sta ancora? Che paura, Cicci, che paura. Ma come, quando un cammino andava la sera, tutto quanto era là. Amico, amico, e chi le scherza che fa le spugnizie quando erano tipo curioso? E dice sempre, nero, voglio, nero, voglio. Secondo te, cosa, tipo curioso? Ci potevi fare e sono un guarantone, capito? E quello che facevi se non posso fare Tu non hai idea chi sto cappella insieme a marito me l'ha fatta prima di ste Napoli che sto di gran moda a Napoli si chiamano cappelle alla cescia pernacchio mamma con la cescia alla cescia pernacchio e cagita la cescia pernacchio ha fatto cappella alla cescia pernacchio come che ha messo un capo, loca, cattina, cazzo, di mazza insalata, cazzo. Ma la mazza insalata, chissà, sono cose importanti, non hai mai capito niente, si è sempre stato l'ultimo materiale. Ah, ma sono io l'ultimo materiale, sì, capito? E che la mazza si va a fornire? Cicci, che la cava più male risposta. So suore che si vede Lazzarello quella all'angolo che ha fuori. Però loro si hanno messo a prese se dicevano, ah, chi su? Ma chi su? E quelle chi è che l'avevano questo, Cicci? Chi è la figlia? A nipote? E chi lo sa, chi lo sa? E che lato chi è che c'è a vivere con te? Ma chi è una povera? E chi lo sa, chi lo sa? E quando c'hai una mazza in capo? Quando? E c'è sempre una! Ma poi ci visto che l'anno si è andato a come lui fa sparare. Poi, Cicci, ma chi è stato? Se lo vedete lo riconoscete. Cicci, come non mi ricordo. Un giovanotto alto, con un soccello rosso e questa maniera con una faccia verde galeone. Come no? Che paggerice, quando mi è dispiaciuto che non stavo lì presente, altrimenti sarei intervenuto a difendervi, caro zio. Che fa? Tu non ti puoi mettere con questa gente. Tu hai una posizione, tu sei quello che sei. Non ti preoccupare, Cicci, non ti preoccupare. Significa la roba, i quanti ci ne amma. Ci mettiamo in una carrozzella e ci facciamo mai su romantici fino in coppa. Così pure mi affogata. Allora la prossima volta passate la cazzo. Tanto che si è capito, tutti e tre appena per Napoli, potremmo camminare. No. E che vogliamo passare a noi? E non mi preoccupate, sono cose che vi posso servire? Per me niente, grazie, noi andiamo di fretta e ce ne andiamo. No, sì, pigliate una cosa fresca, una granita di limone. Per allora sì, Cicci, mai non voglio niente. No, sì, e questo che cos'è? Voi mi mortificate, no, voi state stanca del viaggio. Poi ci vuole una bella cosa forte, una cosa che ti rimette in sesto. Sì, Peppi, fai una cosa, poi sì, porta un bello vermutto al set, dove va? Un vermutto al set. Cicci, io stiamo a aspettare. Tu devi vedere, no? No, ho sbagliato io, sì, no, volevo dire un vermutto al set. Bravo. E tu parla con me in un libro stracciato, Cicci. Aite Cicilla, e da preparare un po' che sarzulella. Ma quella sarzulella è la storia? Ma il senso non è la salsa che il senso lo sa.
Ma lo ha destruito, amici, non è una cosa che si mangia, è una cosa che si beve, un cocktail. Ah, un cocktail, un cocktail che si beve. Ai, ti Cicilli, un cocktail che si beve. Si dovrà ignorare tutto il tuo non capita niente. Sì, sì, lui, capisci, sì, no, per me niente, grazie, Peppino. E vabbè, e rimezzo lì, tu. Quella posizione, quell'aria, è stata una fortuna che l'hanno trovata spitta, caro zio. Sì, sì, che la casa è bella casa. È vero, con c'è? Sì, sì. Ma mai tu? Ma dove potete trovare di meglio? 4K, saletto, cucina, cucioletto, bagno, acqua calda, acqua fredda, tutto il confortabile? Sì, sì, che la casa è bella casa. È vero, Margherita? Sì, sì, come no. Ma mai ma tu? Poi non si fanno le scale perché pian terreno, tappeti, mobili di lusso, prezzo niente affatto caro. E poi la padrona di casa è una persona così buona, educata, gentile, pulita, sistemata. Come dite che non fa per voi, non lo so. Quella sembra la reggia di Carditello, zio. Sì, sì, che la casa è bella cosa. È vero, che c'è? Sì, sì. Noi. Ma mai ma per ma che se non fa zaccare a scopo? Non fatevi sentire in giro, quel villino de rosa sta così, pieno zeppo di prenotazioni, gente che va, gente che viene. Ah, se potessero sentire le vostre parole, quelle quante magici può essere in tutta Napoli? E per sapere, è una parola ma fai vincere pure a me. E tu mi parli una troccia. E vedi che sto sfrofferando una parola, e lasciamola sfrofferire. Oh! Sì, signora, la casa è bella, adiosa, tutti pieni di sole, con c'è. Ma mai tu vada... Tata, senta che ti chiamo qua. Ma mai tu guarda porta, che manca tutte cose. Biancheria, masala, tuaglie, salviette. Non c'è sta niente. Neanche le lenzuole. Ma anche le lenzuole. Che dormiamo in coppia, ma da razzo. Cicci, faccia la rociana a tamma, la rociana per lo zamma. Forchette, curtiola, cucciola, manca c'è stanno. Ma ecco, mangiamo che male, Cicci. Certamente noi sta roba già vediamo tutta roba paese. No, ma per carità, caro zio, ma vedete, quello in fondo sicuramente sarà stata una questione di prezzo. Non vi preoccupate, mo ci parlo io con la padrona di casa. Tanto voi vi dovete trattenere pochi giorni. Sì, sì, che si capisce. Io e Margheritella teniamo che fa un paese. Felice, ma stavo tutto me. Come no, tutto il mese va bene. Come si fa? Come si fa? Tu paese tenga tu un sacco e faccio andare a sprecare. Come si fa? È troppo, è troppo. 28, 29 giorni. E vabbè, 28, 29 giorni. Ma che stiamo facendo? Non gioco roppa che cazzo? Perché? 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 Attenzione, per domenica a Napoli sono previsti tumulti seri. Sì. Oh, e poi ho letto che per questo evento è previsto l'arrivo niente poco di meno che di due reggimenti soldati e 300 carabinieri. 400 carabinieri. 600. Ma perché va a mettere una paura? Io non lo so. Allora ci siamo. Sicuro mamma, ci siamo. Si sa, perché stanno a Napoli qui ad un po' di macamma, no. Figurati che è dovuto che ha da essere.
E allora Cicci, che da già ricere quando è dopo rimane ce ne ha. Bravo zio, bravo, scelta saggia. Ecco qua, i rimezzi limone. Alla amico mio con bastone e bambino, un bebè puttante. Fattenate la santicina, basta di massa. Non c'è sale, no? Ma che regolo? Signor, sei bollici. Fermo! Ci c'è di lei! No, io... Che sta? Volevo dire, piano piano, a sorsetti. Ci matti, dove è la brutta? Quanto c'è? Quanto c'è? Mamma! Ma lì c'è proprio un occhio senza sale! Siente, Cicci, a noi non basta piacere e sapete tutte quelle cose belle che fa. Grazie, zia, grazie! Quando scrivete la lettera, Cicci, gli potete far sapere tutto il piazza che c'è fuori il paese. Quando a Braini che tu ti rovigliate a Laura! Mi sposo mese prossimo con Laura. Cicci, niente di meno, io vi ho inviato quella piezza di partecipazione. In carta bollata, che la sicurezza che arriva e manca arriva. Ma sapete, quando zia mia, voi siete donne e più mi potete capire. Dopo 3 anni mura, mamma era guaglione, si metteva in derecchio e mi diceva ormai ti sei fatto una posizione, ormai sei medico e ti sposa guaglione. E si metteva in derecchio, sposa da guaglione, guarda, uno più ignorante di un altro, si dice laurea. Laurea, hai te Cecilla, si dice laurea. Si dirò ignorante, non c'è dove, non capito niente. Sembra lui si migliorante. Da scuola, tu dillo mezza lì. Oh, sinna, che Cecilla, non aveva più che fa. Ma certo sono a banda fino a mezzanotte. I pa mattina presto vuoi ringraziare, o scrivete una bella lettera. E vedremo che viene a Natale che ti sta preparata. E come sta preparata a me? La prima cosa Cicci da venire a pigliare la stazione che la fanfara. In ma fanno so che chiasse. E poi la sera fuori a casa nostra hanno appicciato tutti i lampioncelli. Un'esagerazione, troppo! Che troppo, voglio? Tu te lo meriti. Tu hai studiato, hai avuto talento e ci sei riuscito. E poi tu non la zia a voi, non ha fatto mai manca niente. Questo è certo, grazie zia. A verità, io Cicci, quando tu mi andassi a chiedere questi 10.000 lire, sì, là, sì, la sì, sì. Stabilimento, là, ricordo. A rotine i passi, Cicci, erano poco contrari. Cicci, 10.000 lire sono 10.000 lire. Non si fa, zio, non si fa. E mica sono palloncini che buffammi e facciamo volenare. Essono, subito, sanno manna immediatamente. Grazie zia, grazie. O solo per fabbrico manicomio paese è pronto, sai? È pronto? Prontissimo. Bene. E non sai la novità? Qual è? Il sindaco ce lo cede gratis. Possibile. Possibilissimo, Cicci. A chi le ci ha dato pure già la concessione? E come no, che è una cosa che la conviene pure sì, a esse, Cicci. Ci ha dato la concessione per 30 anni. 30 anni? Come no. È stato un buon affare, è stato. Poi quando un momento viene il tuo paese, viene a dirigere tu il lavoro, no? Sai tu quello che fa, Cicci? A proposito, sì, Cicci, lo sì. Stabilimento che tiene qua a Napoli, quanta camera su? Cicci, hai ricevuto tu quanta camera su? Quanta ne su, Cicci? E voi nemmeno lo sapete? No, vi siamo paese! Cicci, ho fatto lo scherzetto. Ha fatto lo scherzetto, Cicci. Scherzi da prete, scherzi da medico. Dunque, volete sapere quanto è... Sì. È quello che è giusto, è giusto. Certo, Cicci. Dunque, però dobbiamo conteggiare perché mo non mi... eccoci qua. Conteggiamo. 5678. Con resto di 2. Resto di 2. O conti all'ombra. Radice quadrata di 4. Ah, se ci discute io la tonda. Oggi che saranno? Ma... Rendina, zì. Gerari. Chi la fa? E Cicci, ma che stai dicendo? Rendina. Cicci, che stai dicendo? Che non so che vengono lì. Rendina. A da voi. Cicci, che stai dicendo? Oggi una ventina. Una ventina. E avevo capito la mendina. Sarà il sordo, la mendina. Chi è? Cicci? Uè, zio. Volevo dire che qui a Napoli
Napoli non è proprio uno stabilimento, no, è per lo più una pensione, l'ho chiamata pensione Stella. Cioè, pensione Stella! Bello, a me piace. Ci stanno una quindicina pazzi. Signor sì, tutte persone per bene, distinte, per carità, Ma sono pazze sfranate? No, zio, ci sta qualcheduno pericoloso. Però riesco su tutto quanto calmo, niente. Certo, non sanno guidare, non sanno stuzzicare, chi lo può sempre, pazzi sono. Sempre pazzo se funziona, una reazione, non sai quello che può succedere, lei capito? Qui c'è vino per la guaglione che dice. E già per io. Qui c'è vino per la guaglione che dice. Ah, buono. Margherita, sta granita. Senti Cicci, tu quando è oggi, vieni qua Cicci, vieni, quando è oggi mi portavo a brina poco questi pazzi come sono fatti. E guardate, vai in due specchio. Peppe, mi porta un secchio, una pattumiera, mi ha buttato come puzzo questa roba. Dunque, pulita parecchio. Sì Cicci, che è uno spizzico che mangia lo hai, capito? Cicci, allora lascia la casa, non la rega niente, venga solo io. Sì, pare proprio, non capisco che piacere una potita avere. Che vuoi Cicci, che è un'idea che mangia fa, hai capito? Cicci, che le pazze vanno sempre a secondate. E come no? Aspetta Cicci, aspetta. Conciottella! Uè, uè! Margaratella! Sì! È vero che io vi assecondo sempre? Ma perché siamo pazzi noi? Come no! Va bene, zio, vi ci porto. Però per carità, voi non dovete dire niente. No, non avete mica fa capire che siete chiude là per bere allora. Non c'è mai, zio, questo cielo non c'è mai. Certo, si capisce. È un mese, sì, è un mese, che sto curando un giovane di buonissima e ricchissima famiglia. Povero giovane, me lo portarono alla pensione in uno stato pietoso, eccitatissimo, ma che faccia dice di chi là, si sbatteva per terra, si ruciuliava, chi un goto ne faccia, una scimmia, ma stanno poco meglio, meno male, ho applicato delle nuove cure di ultima generazione, però, amici, Utarla mi preoccupa, utarla non ci vuole. Non sono stato capace, ce l'ho in nessuna maniera. Si è fissato che lui è un grande tenore del San Carlo, che nessuno può passare, e che ha un lito fanare. Come no, Cicci? Niente di meno, lui crede che Giuseppe Verdi ha traviato, ha scrivetto poi. Chi si sta acceso? Povero giovane, veramente, povero giovane. Il bello e buono, si mette a un posto, si fissa e si mette a cantare. Ma che Maronna Cicci! Che la si arriva a guarire perfettamente con le mie cure, che la famiglia là è un buono partito, mi fa una statua d'oro, capitemi. Buono partito. Dunque, Gigi, a proposito di questo, io avessi cercato piacere. Dimmi, Cicci. State facendo tanto, continuate a fare. Dimmi. Gigi, a me mi servessero 500 lire. Cicci, ma tu chiami sempre no. Ecco, a copote chiama il buono un poco a bastone, a coppa, a spada. Oh, mamma mia, figlio mio, tu chiami sempre no. Cucetris, tu sei 500 lire. Ma che te? Non ne tieni, Cucetris. Margherita, triste, tu sei 500 lire. Mo' ci messi, si ma insomma, cucini da coppa senza soldi, non lo saccio. Dunque, Cicci, sì. Hai detto che ti servono? 500 lire. Cicci, l'hai detto che ci servono? 500 lire. E dica, dunque, Cicci, quando tu hai avuto le 500 lire, caro Cicillo, tu cosa avanzi? Niente. Quindi, Cicci, tu non avanzi? Niente. Allora, stiamo a pace, Cicci. Ma avanzi niente più. Stiamo a pace, avanzi niente più. Ecco, Cicci, ma come lo fa? Cicci, ma non lo vuoi, discutere proprio a me. Ma come sti pazzi alla mia, Cicci? È una cosa che proprio io che... Zitta, cacca fuori morta nel regno, zitta. Guardate a me. Mi devo comprare una macchina scientifica, sì, una macchina con la quale si fa l'esperimento esatto del cranio e del cervello umano. Zitto, zitto, per carità, zitto. Zio, zietto mio, zietto adorabile, guardate là quanto è bello, mi pare San Gennaro con quelli schiocchi rossi in faccia. È una cosa che proprio mi serve, me l'ha già accattata. Cugetto, che dici? Sì, le serve. Se è una cosa necessaria, ce l'ammarà. Capisco, costa troppo, però è un investimento che si fa una sola volta. E una volta che ce l'hanno accattata, adesso si può dire. Allora, se si ha, tieni solo tu, tieni solo Cicillo.
quando è oggi pomeriggio c'è prima e ti porta i 500 lire. Grazie, zio, grazie. Quella poi è una macchina che non ci ha buttato un paese, no? Quella è smontabile, piano piano, pezzi a pezzi. A pezzi ci ha buttato. E si è un'altra cosa, Cicci, lo stabilimento che tiene qua a Napoli è lontana, ecco. Pensione, la pensione Stella, volete dire? Cicci, ardini pazzi. Signore, qua vi volete vedere? E come no? Fate una cosa, venite pure voi. Andiamo a vedere. Tanta volte è pagato, come si deve fare? Poi 300 metri in più, andiamo a fare la penna. Andiamo a vedere! Oh, 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 ma come hai fatto? Lo fa scappare la cobra? Per quello che fare sapere. Che faccio? Forse hanno rimasto la porta aperta. Ma c'è già fa una cangariata a quei dipendenti. Però mi raccomando, qualunque cosa voi, secondatelo! Secondatelo! Mamma mia. Chi è stata che mi ha fatto venire in da sto caffè? E questo certamente non è a casa mia. E come mai oggi camminata tanto senza sapere Eva? Fermatevi! Mi conoscete voi? Sicuro! Voi si domiere che ma per favore non malluccate, non lo faccio più! Tutto quanto si appiccica, subito si offende. Poi una cosa è niente.
con foto ella. Mi fa stare sempre con un pensiero, mi fa stare. Ma chi è? Ma chi è questo violino? Ma chi è? Sa, ti dico una cosa. Si frate da rimanere qua, io stasera me ne vado. Non ci sono manco la giornata, t'angoppo. Non signore, c'è la città, casa non da io. Io tengo una casa sola, non c'è bisogno che resti qua. Accompagnato un amico suo, maestro di musica. O quale ricevente se non è da partire? E se non hai tutto assolutamente. O se no, che i passeggeri se ne scappano. Ogni momento piglio un violino e si va a suonare. Siete, siete, che bella cosa! Avvisa il frate che non facesse più quello che ha fatto oggi. Ma perché? Che ha fatto? Che ha fatto? Siccome l'hanno buttato qua che adesso con vestiario pare che ha da fare domenica, non vorrei se tutto costa, che è buono se è vestuto, che saccio. Ah sì, a guerriero. E trasso tutto insieme in da camera mia. Lascia spiego Rosina, ci ha fatto mettere una paura terribile, non sapevo ma chi era. Talmente la stile cagionato che la povera piccinella è svenuta! Verita, verita che lo stupido che sai mi sentava! Quando ha visto che disse, non so chi mi ha mandato che non l'ha girato, che sei già in capo! Non ci pazienza, sora mia, ma quello è uno stravagante! A forza fa l'artista drammatico! Verita che pazzi! Devo fare anche un po' l'artista drammatico o gli è staffata da parte? Senti, ma dove sta? A bascia cucina, va trovando sugo e bottiglia! Oh, sugo e bottiglia, che da fa? E pumarola! Che ne sa chi da fa? Si è fatta la volontà del cielo, verita che lo che state per me? Kid, sta dentro un giornalista che le aiuta a fare visita. Se scucciate ci parla, ma chiamate a me da parte Mike. Dio al padrone che con una scusa qualunque si chiamasse a chi si omannasse, perché altrimenti voto a bacio. E quello che si ci manca? Chi è capace non fa? Sì. Mo va chi in un momento. Ah, quante responsabilità, quanti pensieri. E diamoci in questa faccia la mattina sera. Ah, ma parmigliano che me ne vado a cangoppo, che vita seccante. Ha ragione che la povera sorra mia sta sempre malumore. E chi ne la torta? Ma se la sorta fa marità, non vuoi che fai zumba? Ah, vita per lei, con quello violino. Non mi firro sentire più, ma vado a tutte le mie. Cielo mio, aiutami tu! Andiamo, trasite, Gigi, che diavolo, state con me, non vi preoccupate, su, trasite! Gigi, sicuro che non mangia mettere paura e niente? Signore, ve l'ho detto, qua stiamo al primo piano, qua ci stanno tutti chi lì la cuglietta, tranquilli. Al secondo piano no, al secondo piano ci stanno gli eccitati, pericolosi. E chi ci può al secondo piano? Gigi, manca si immagina! Gigi, mi raccomando, visita breve, mezz'ora e andiamo via, Gigi, mezz'ora, un'ora, chi c'è da presto, non tengo niente da fare. Io sì, caro signore, io tengo tanta visita a fare. Buongiorno! Buongiorno, signore, buongiorno! E chi è questa moce? Gigi, questa, questa è una povera malata. Sì, sta qua dentro da 4 anni, lo muretto marito, i cavolevo tanto bene, e tanto lo dispiacere, ma c'è sta pazza. Mi va dicendo a tutto quanto che questa è a casa sua, che essa è a padrone, sta pensione. Si capisce, Gigi, che lo sta andando il cangoppo. Povera femmina! Se mi raccomando, voi qualunque cosa, secondatela sempre. E c'è! Guardate a me, zitto. È così, come state, signora? Bene, bene, grazie. E voi? Bene, non c'è male, grazie. Il signore qua è amico vostro? No, il signore mio zio. Anzi, lasciate pure che ve lo presenti. Sì. Felice Sciosciamocca, ricco proprietario di Roccasecca. Ah, tanto piacere! Amalia Strepponi ai vostri comandi. Il piacere è tutto mio. Oh! Amalia, Gigi! Scusate, tengo un po' di artrite che le vostro nipote è un bravissimo giovane, è sempre allegro, spiritoso. Quando sta accanto, in allegri tutta pensione. E quando tarda a venire, tutto quanto mi domanda Nis. Ma io gli rispondo, non dubitate, quello viene più tardi, verrà stasera. Perché hai dato vacanza a una madonna che sta... Ah, sì, 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 mi fa tanto piacere, complimenti, complimenti. Sì, signore, però non vedo l'ora di venire. È una vita che non si può supportare più. Troppi pensieri, troppe preoccupazioni. Io voglio essere libera, indipendente. Voglio godere un poco, perché sono ancora giovane. Ah, certamente. Oh, certamente. Appena lo segnalo sarò mio marito, io ho una roba, ma lo scappa. Sì, stai fresca. Gigi, ma perché qua non vi trovate bene? Francamente no, caro signore. Ci sto perché devo starci, mo ce vo, sono obbligata a starci. Ma ci soffre, credetemi, ci soffre assai. E poi dai a che fa sempre con gente tutta stravagante, tutto pazzo, cadendo. Aspetta, comando una media a media e non sono mai contento. Dì, lei sei pazza e dici che all'altro sono pazzo.
Gigio, dovete sapere che la signora tiene pure una bella sorella. Brava, brava, complimenti! Complimenti! Sì, sì, non faccio per dire, non perché mia sorella, ma che la vaglione è una perla. Una vera perla! Il vostro nipote lo sa quanto è carino e vero? Sì, 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 sì. Mio marito volevo bene assai. Sì, sì, come la figlia se l'è vista crescere. Però non l'ha potuto avere così grande, no? Oh, cielo, non l'ha voluto! Povero Giannastasio mio! Quando a me e quando a esso si guardava un mocco! Cenci! Speruto! Mamma, con macchina non si trova più! Non trovi più! Ora vai a posto! E perché dobbiamo affliggerci? Allegri! È morto Giannastasio! È morto, è morto! Voi vi trattenete a sacco a Napoli? No signora, in realtà mio zio è venuto per vedere me, per visitare questa pensione. Ah, alloggiate qua? Sì, no, per carità, voglio dire, già ho trovato alloggio. Dove? Sicuro signora, sta qui poco lontano, al villino de Rosa. Ah, bravissimo, quello sì che è un bel villino. Permettete un momento, voglio andare a prendere la mia sorella. Va, voglio far conoscere. Però che ho sapo se si vede che lei non va così con una vaglione. Non vero mai nessuno. E poi stamattina al caffè vostro nipote l'ha fatta prendere collera. È rimasta molto dispiaciuta. Però io mo prendo e ve la porto. Prendo e ve la porto. Oh. Prendo e ve la porto. Oh. Prendo e ve la porto. Oh, Gigi, ma che facevo un cucchiere, ragazzi? Però Gigi, questa mattina mi pensa a ma dimmi una cosa, ma la sorella pure è pazza. No, Gigi. La sorella non era pazza, no. Ma facendo la compagnia da tanto tempo qua dentro, ma mi sparei pure io. Pure Gigi, ma che peccato che state, si avrete una bella vaglione che la maniera, è stata proprio un peccato. Gigi, ma perché poi, voi stamattina al caffè l'avete fatta piglia collera, perché? Gigi, perché? Ah, perché, perché? Perché? Gigi, hai ricevuto tu, perché, perché? Io? Se l'ha detto, un motivo ci sarà. E come noi là ci siamo tutti. Pure io, non è che... perché? Il motivo fa... Gigi, un immobazio. Ma signor, mo ve lo dico, perché... Ah, sora, appena avere una tazza di caffè, pigli, e ci sputari. E che schifezza è questa? Sì, non me lo dica a me stamattina a proposito, ce l'ha voluto portare personalmente. Appena ci visto che lo stavo facendo un gesto e sputare in da tazza, ci ha chiamato uno scuppolone a re da capo, zizi, ma così forte che l'ha fatto chiamare per mezzo. Povera figliore, Cicci, che lo può mi pare che è? Se... Cicci, che le è a capo? Sì, sì, lo so, però tengo un sistema brevettato. Che pazzo è così si fa? Un bello tipo che è chi lo maggiore, o se investe sempre di parlare. Chillo con tutto quello che mi ha contato. Io faccio tre novelle. Sangue pacco, capito? Don Luigino giornalista. Chi è? Gigi? Gigi, chi sto parito? Chi sta pure pazzo? Secondato? E tu papà lì? Buongiorno, buongiorno. Ah, Don Cicillo, state qua? No, signore. Sto qua. Salve, salve. Salve. Come va, come va? Non c'è male, ci è tenuto compagnia maggiore. Ah. O po' meglio. Sto pazzo che sta accadendo. Bravo, bravo. Ma voi non potete credere quando mi sono spassato, come mi sono divertito. Ho unito, come si suol dire, l'utile al dilettevole. Quindi con tutto quello che mi ha contato, io faccio tre novelle. Bene, Gigi, Gigi, Gaiti, che se vuoi fare tre novelle. Bravo, Gigi, perché questo lo vedete? Questo in origine era zampognato, poi ho pigliato in uterna e tanto do piacere, ma scelta pazza. Chi la faccia la zampognate? Sì, a così faccio, dopo credito. Trovo uno tipo eccentrico, ma ci metto appresso appresso. E quando chi lo mi ha contato, ero di storia. E combinato quello. Novena. E sta capisce, una novella al giorno, ma come so? Una novena al giorno, Gigi, come so? E poi come? 3 litri. E che novella sa da favo 3 litri? Una novella per 3 litri. Ma niente più, niente. E chi lo fa da favo c'ha romallare, quello rimane. Quello a dire la verità, io ho fatto 3 novelle che hanno avuto un grande successo questo mese. Caspita. Il mio povero compagno. O c'era malare. La vigilia di Natale. 3 litri su sua mia. E non torno più. E per forza che lo pigliai io terne che tornavo a fare Gigi. No, queste in realtà non le conosco. E com'è così? Dobbiamo rimediare subito. Vorrà dire che vi manderò tutti e 3 giornali, tutti e 3 i numeri. 27, 56 e 79. Gigi, vieni qua, Gigi, vieni. Visto io terne che pigliamo. Prova Gigi, perfettamente. State ma Gigi. Sì, grazie, grazie. Accetto molto volentieri. Grazie. Va bene, va bene. Subito vi servo! Ah, muovi il giro su puntacchis!
Oh, carissimo dottore! Ehi, caro Don Carlo, come stiamo? Ah, vi presento mio zio, Felice Sciosciamocca, zizi, il proprietario della pensione Stella. Zio Sanguetta, pronto a servirvi. A favorirvi sempre. Ah, ma allora questo signore è vostro zio? Perfettamente. Luigi De Vita, servo vostro. Padrone mio! Don Carlo, l'ho portato per visitare la pensione. Ah, bravo, bravo. E che ve ne pare? Devo dire la verità, è un bel palazzo. Bello, belle scale, sì. E stanze sono tutte bellariose. Ma dovete girare tutto. Cadinto, sono stato spese so da sai. Io so. Veramente io non ho badato a interesse. Ho pensato solo alla comodità delle persone che vengono. Qua si trova tutto. Pigione in poca salata, veramente. Tanto, sapete, a questo sito non lo troverete affatto caro. 6.000 lire all'anno. Bello. 6.000 lire all'anno. Bello, veramente. Bello, a me piace. Adesso permettete un attimo. Saranno cucciati, Cecci, a me piace. Cecci, vieni qua che dà la barba. Cecci, vieni qua. A me? Cecci, a te. Bello, bello. Cecci, tu mi dicessi 10.000 lire all'anno. Zizi, io ricevo 10.000 lire, però mi scordai, io volevo dire che ci stavano 6.000 lire di pigione e 4.000 lire d'acqua e luce elettrica. 4.000 lire d'acqua, Cicci? Sì, chi le pazze, si fanno parecchi doccia fredda. Hai ragione. Sì, c'è la camera da bagno, il gabinetto idroterapico e ci abbiamo anche la camera per la ginnastica. Sì, lui è bravo, lui fa tutto, fa pure da direttore. Ah, è pure dire complimenti. Vedete, caro signore, senza me non si fa niente. È vostro nipote, lo sa. Catinda vi dà che fa cuccetti pazzi. Stavo fanno la coppa a bascia, è vero Don Cicci? Sì, ci stanno certo che si avessero fatto. Non si fanno male, non vogliamo mai uscire, può passare un po'. Carità, per carità. Scusate, diretto, tengo un poco rappetito, volesse mangiare. Accomodatevi nella sala da pranzo e sarete subito servito. Ma giusto una cosa veloce, due ove, una mozzarella arrostita. Va bene, va bene. Allora, con permesso, Don Ciccillo, signore. Buon appetito. Ma come mi piace sto tipo, come mi piace? Cecci, che si capa tu a me, perché mi guarda? Ma io siamo qua. Ma fanno 9. E che sono bambini? Se permettete vi voglio far vedere la camera da bagno. E non c'è nessuno dentro? No, a quest'ora non c'è mai nessuno. Poi vi farò vedere la camera da ginnastica che sta al secondo piano. No signora, diretto secondo piano non è cosa, e chi ci vuole? Manca si macirano. Sì, ma pazzo, diretto. E che voglio dire? Il padello. Chi ce la fa? Cadono in manetaccia, fanno male ai ginocchi. Va bene, come volete voi. Prego, accomodatevi. Vieni, arrivo. Eccomi qua, sto arrivando. Andate. Cielo mio, sto buono a zuppe, aiutami tu. Cicci, tu stai qua. E anzi ti darò le lasciate. Ma proprio se l'ha portato Don Carlo per visitare la sala da bagno. Allora tu mo proprio a scendere. Sta Don Nicolino a guardare che ti sta aspettando a pace. Ma tu hanno 500 lire che ti vincette là da volta. E non vuoi aspettare manco più un momento. E come già fa? Dillo zizi, non me la rata ancora. E chi l'hai? Che non ne ho mai essere cuffiata da te. Ha saputo che zitto ti stava qua. E volevo sapere che ancora può parlare qui. Io non so come l'ha trattenuto fino a mo. Ma vedi come fa scendere. Firma ce l'ha cambiato con poco interesse. Basta che se ne va. Basta, capisci? Andiamo, fam presto. Ma aspetta, che faccio? Lascio solo la zizi cango. E fa 10 minuti che sarà mai. Muovete, fam presto. Cielo mio, aiutami tu. Direttore, devo dire la verità, veramente una bella pensione, ma veramente bella assai. E non mi aspettava così bella, veramente bella. E c'è il mio nipotaro, so. E non lo sa, ci se ne è una pressa a noi. Forse sarà calato un momento. E come lo vengo qua per me la sta solo a me cango? E che fa, quello mo torna, accomodatevi nel frattempo. Grazie, direttore, grazie, finalmente me la sta solo a me cango. E voi non vi siete? Io? Ehi! Massetta! Certo! E come massetta? Mettete questo qua sopra! Caro signore, questo c'era, ma io già lì, mo qua, mo là, non tengo mai un minuto di tempo. Ma se lo gradite, vi voglio fare un caffè che faccio io. Vi assicuro che non si trova nessuna parte. Grazie tante! Carmela! Comandate, diretto! Carmela, fa una buona tazza di caffè e portacelo subito, signore. Sì, signore. Direttore, ma dico, in via confidenziale, dico, ma questa è una cameriera? Sì, signore. No, direttore, dico,
è in via confidenziale, sto dicendo, dica, questa è una cameriera. Sì, signore, ha una buonissima giovine, Se lo dite voi. Svelta, faticatore, onesta, sta con me a 3 anni. La chiamo dottore, che faccio lì? Posso mai stare assettati? Come è possibile, fa? Mo se come permettete. Permettete? Direttore, non permette, non mi niente, un momento, direttore! Direttore! Che ne sarei giù pure un direttore? E che ci faccio, ma sono lì cangop? Oh! E chi lo guanga che Cicilla che se ne chiude una da voto, che fega! La moglie è già andata a Asia! Così, non ti metti in scorno, cammino, non mi fa che se che ti attecchino quattro, trafo! Oh! Ecco qua mia sorella, il signore qua è lo zio di Don Cicillo il medico, saluta. Tanto piacere. Vatti a sedere, vatti, accomodatevi. No, signora, veramente io stavo andando via, quindi vi saluto, arrivederci. Ecco, e non possiamo avere l'onore di fare 4 chiacchiere con voi, forse vi dispiace? No, per carità, anzi mi fa tanto piacere, e che piacere che mi fa. E dove è andato vostro nipote? Sta a Coglie, che accadere da Coglie. Ma quello da un momento all'altro esce. Sì, quello mo viene, accomodate. No, ma che lo sta là perché accadrete, da un momento all'altro esce. E quello esce. Va e viene, accomodate. Dico, quello da un momento all'altro esce. Esce, oggi capito, accomodatevi. Dico, quello esce. Mo viene, accomodatevi. Cicilla. E sapete che cos'è? E noi quando vediamo gente simpatica come voi, e ci vediamo oggi fa 4 chiacchiere. Certo. Perché da sapere che accadete, non si può scambiare la parola con nessuno. Tutta gente intrattabile, melanconica. Angonici. Che sta paura sorramente, non fa che tutta giornata che sta venuto libero e legge, quello che ha da fare, la sua unica compagnia sono io. Non pensi come sta combinando. Dici qualcosa. Parlo tu. E parla sempre io. Ha zitto come te le scuole. Lei che sta morendo, perché non mi ha muto, aspetta, sai. Mamma mia, che si sono pure mani a schemare. Hanno a essere pazzi lo secondo piano. Abbiate pazienza, ma che lo sta da imparare? Lascia la trupizia. Sì, l'ha già vista. E non può mai parlare. Se non sempre sono censori a tutto costo. Certi momenti mi fa piano curriva un cantino. Con la ceretta! Allora! Ma da chiamare mio nipote! E mi piace un caffè. Brava, se ne ha presi 2 sorsi. Bravo, ma questo ve lo prendete voi? Come no? Come no? Sì, stai fresca. Come lo gusta?
cioccolato! A cioccolato! Sentito, ma la posso fare una domanda? Come no? Ma a voi le donne come vi piacciono? Serie, positive, sostenute o allegre e spiritose? A me le donne mi piacciono quiete, tranquille e positiva, positiva. Quindi che combinazione! Dove la trovate una più quieta e più tranquilla di quella? Che sta cavolito, non fa chiacchiera. Oh. Quando si mette una cosa in capo, pure il suo cielo che lo l'ha da fa. Io dico sempre, beata quell'uomo che se la prende, quest'angelo di bontà. Eppure di bellezza. Grazie tante, rispondi. Grazie tante. Quello tante. Papà la faceva studiare, vero così? Ma ce la studiava papà. E come diceva papà? Il mondo è una palla che gira, gira e gira per conto suo. E noi siamo tutte palline bianche e nere che giriamo per conto nostro. Cicillo, direttore! Ma dove lo fai scappare? Ma dove? E l'altra bella cosa che tu non la sapete? No, io non la posso sapere, signora. Avete ragione, accomodati, mi muovare chi ha sottato. L'altra bella cosa che tiene è che sta capito, non va presto il giovinotto oggi, no? Che lo dice sempre, ah ma, io si mangia sposato, ma voglio pigliare un uomo di una quarantina d'anni. Certo. Sì, perché io faccio per certo che chi mi fa bene e non mi fa pigliare cose. E dice bene, io la provo. Io pure. E che fortuna sarebbe se le trovassi a uno come a voi. A 100 mani glielo darei. Oh, sarebbe troppo un onore per me. Ma per carità, l'onore è tutto nostro. Sentite, ma a voi? Mi piace la ragazza? Assai! E io poco prima di entrare l'ho domandata a essa e sapete come ha risposto? Ama, quello è troppo un simpaticone, è vero? Ah, sicuro, è tanto simpatico! E allora questo matrimonio che si può combinare? Come no? Combinammo! Ah, noi siamo contenti, voi siete contenti? Contentissima! E che stiamo aspettando? E a chi aspettiamo? Non c'è nessuna difficoltà! No, nessuna difficoltà! Consentite? Acconsento! Benissimo! Cameriere! Bicchiere d'acqua, arrivo, sì, come? Mo me ne sono mai, non potremmo parlarci. Sì. Domani combineremo tutto. Come no? Domani combineremo tutto, sì, se sì, stai sì, fresco. Arrivederci. Domani combineremo tutto. Facci le pupette di maggio, il cugnato di Lasa. La 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 lì. La 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 la. La 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 lì. La 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 la. La 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 la. La la la. E chi è che sta posto? Scuola! Io capisco che carrazza in casa è questa! E cameriere non sono! E cameriere non rende retta! Sarà medica di un'estra questa mansione che sta aperta qua! E già chi la fanno così con me? Perché non sono ricco! E non mi fanno scurto che come fanno cullate! Ma se io non sono ricco, sono un artista e per questo devo essere rispettato, avete capito? Sì, no, mi faccia rispettare io! Buongiorno signore! Buongiorno! Scusate se ho gridato tanto, ma non sono chi? Sono Enierva! Sì, chi è Enierva, so? È un'ora che aspetta un bicchiere d'acqua e non lo posso avere! Porcherie, cose che non si vedono a nessuna parte! E c'è obbligazione a Raffaele che mi ha fatto manicare. Ma trovi chi è su Raffaele, ma voi? Con chi ho l'onore di parlare? È Felice Ciosciamocca di Rocca Secca. Tanto piacere. Perché mi scusate? No, è che mi vedo un pochino nervoso, un pochino arrabbiato. Ma no, ma che c'entrate voi? Tanto piacere. Enrico Pastetta, maestro di musica e direttore d'orchestra. Bravo. Ma voi pure abitate qua? No, io abito al Villino De Rosa. Sono venuto qua per chiarire una cosa col direttore, ma mo l'ho già chiarito, quindi vi saluto, arrivederci. No, aspettate un momento, devo chiedervi una cosa. Accomodatevi. Aspettatevi prima voi. E non maestra, prima voi. No, aspettatevi prima voi. Ma come? State in casa mia, sedete. No, aspettatevi prima voi. Signore, accomodatevi. Sentiamoci tutti e due. E sentiamo tutti e due, allora. Sì. Dunque, mi pare di aver capito che siete di Rocca Secca, è vero? Sì, signore. E allora potete darmi notizia di Don Atanasio Pascone, grande amico mio, sì. Pascone, alto, sì, biondo.
sì, sì, riga e mezza. Sì. Barba. No, non lo conosco. Ecco. Accomodatevi. No, aspettate per prima buca. Ma cominciamo un'altra volta. Ho detto sedete. No, aspettate per prima buca. Signore, è stato in casa mia. No, aspettate per prima buca. Signore. Qui. Accomodatevi. Va bene. Aspettiamoci tutte e due. Tutte e due, allora sediamo. Ma dica, come non lo conoscete? Sì, quello era di Rocca Secca, sì. Suonava l'organo. Atanasio Pascone, sì. Suonava l'organo. Ah, sicuro, quello morì. Morì? Sì. E come mi dispiace sta cosa, ne? Come mi dispiace sta cosa, ne? Ma dico, ma l'organo, chi lo suona? E chi lo suona, chi l'organo? E chi lo suona? Ho suonato voi l'organo, signore? Ho suonato voi l'organo? Un'altra suonata, chi l'organo? Chi lo suona? Io sono l'organo. Sì, signore, ho preso io quel posto. Ma voi, allora siete maestro di musica? Sì, signore. Per conseguenza suonate bene pure il pianoforte magnificamente. Aspettate un momento, non mi private della vostra compagnia, caro collega. Ah, ci ha passato voi, ma sembra pure collega. Accomodate direttamente stavolta. Aspettateci. Dite la verità, che infame la nostra professione. Terribile. Se ti dice, e chi è chi? E chi è chi l'altro? E chi è chi l'altro? Il professore. E che fa? Sono uno strumento. Come se fosse una cosa. Ma che ne sai? Niente. Che ne sai tu, cretino? Imbecille! O sangue che sei gittato, posso fare lo strumento! Vedete, vengono certe volte che hai affisciato tutte cose, corda, violino, bacchetta, tutto affisciato. Tutto, e pure vengono certi momenti che pigliassi l'organo, io me la stavo per basso, spazzassi tutto e corda! E corda? Del pianoforte! Certo, sì, è corda del pianoforte! E già, è quello l'organo, c'ha le canne, che con i mandici danno il suono! E pigliassi canne, corda, mandici, e spazzassi tutto cosa! Non c'è incoraggiamento! Ma che, sulle saccelle che ci è passato con l'organo! Ma togliatemi una curiosità, ma il vostro è... è a pedale, oppure... Vanno a dire i mandici! No, mie! Vanno a dire i mandici! E chi li ho vuoi? Allora, è antico! Antichissima! Ah, se me la potesse scappare a Cangoppa! Voi non volete scappare? Hai detto? Sì, ma è perfettamente! No, io volevo dire, se me la potesse scappare da Rocca Secca, poi non sono più l'organo! Ah, come sarei contento! Sangue Bac, e chi sta facendo proprio casa mia, là, vai! E chi sei? Sei io! Faccio cucciata finalmente! E non l'ho già fatto niente! Non vorrei! Fermatevi! Dico, voi siete solo? Sì, signore! E dico, non avete moglie, sorella, compagni? Solo, abbandonato a me stesso, fuori una chiesa! Sareste disposto a viaggiare e noi andremo a Parigi, a Londra, a Losanna! Ah, Losanna pure a Londra! Che cosa a Londra? E poi voi avete detto lo sanno pure a Londra. Ma che cosa devo sapere? Ma io non lo so, voi avete detto lo sanno pure a Londra. No, ma vi avete capito? Io dico lo sanno Svizzera. Svizzera. E noi daremo concerti di miau, miau, miau. Chi sta voglio sempre? Fermatevi. Dico concerti di miau, violino, pianoforte. Sì. Allora ci passerà un anno solo. Una. Ci portiamo a casa. Ranara capa! Capo! Ranara per tutto parte! Dunque, accettate! Accetto! Dico, io sono solo, voi non siete solo! Scusami, c'è una palla a me! Allora partiamo domani mattina per il treno con Roma e Roma, sì! E poi la facciamo! Manifesto! A capa tua, a capa mia, a capa di tutto quanto! Sì, di tutta la dimensione, insomma! Allora, maestro, vi piace questa cosa? Come no! Perfetto! Vado a preparare la mia roba e vengo. Non mi muovo giù, avvicina buio. Sì, stai fresco. E come mi è piaciuta sta cosa? Quando mi è piaciuta sta cosa? Ma se vado e vengo. Sì. Ricordate, audacias, fortuna Juvat. Io muovo, sei chiuso. Carit, chi sei?
Hanno mai tua fortuna davanti. Quelle sono proprio cose curiose. Sono proprio cose pazze. Oh, mamma, wait. E chi è che è stato buono? Questo vestito qua sta proprio buono. Come va a misurare chi è l'ordo matto? Buongiorno signore. Buongiorno. Scusate come mi presento, sa? Mi sto misurando degli abiti che mi hanno appena portato. Gli abiti di hotel. Brava, brava. E io sono un attore filodrammatico. E domenica debutterò come artista. In realtà non avrei bisogno, perché io sto bene, mio fratello non mi fa mancare niente. Ma cagiamo, l'arte mi ha fatto perdere la capa. Mi ha fatto scipazza. Meno male, chissà almeno se lo riconosce. Che bella cosa. Specialmente quando uno riesce alla celebrità, come Salvini, Zacconi. E chi sono sta gente? Che soddisfazione, che piacere, quando uno fa una scena forte, bella, vibrata, un finale d'effetto, 4-5 chiamate, signor, so cosa a morì. Ah, ma sono sicuro, più bene che 4, nessuno me la. E chi c'è lei? Ma scusate, voi chi siete? È Felice Ciasciamocca, a servirvi. A morirvi sempre. E abitate qui? No, io abito al Villino de Rosa. Sono venuto qua con mio nipote a visitare la pensione. E devo dire la verità che è una bella pensione, sì. Ma non l'ho già visitato, quindi vi saluto. Arrivederci! No, fermo, dove andate? Vi voglio dire il nome che porterò in arte domenica. Aspettate. Eugenio Ardore! Adoro! Eugenio Ardore! Ma non c'è nessun Ardore! Mi piace! Assai! Mi pare Milano che bene non me! E mi pare Milano che me ne va a cango! Poi! Non sto dormendo più a no! A parte, ma l'ha già studiato a me! Ha già studiato tutte le mosse! Di fronte al nemico! Oh, ci te volle! La furia omicidia! Zazza! Ma tengono palpi di capo in un po' di decreto! E vabbè, io lo so. Io mi salvo con la figura e con la voce! Ah, sì, ti dà una magnifica voce! Povero me, chissà che ancora mi piace ciù! Per esempio, quando te lo hai chiamato dal doge al senato? Ah, che l'ha fatto? Fermo. Dove andate? Dove andate? Ma lì c'è il doge! E lo sto in dove? Lì! Oh, eccolo là, guarda! Che figura imponente! E che bella faccia che te! La barba! E capiezza e barba che te! Bianca! Guarda là quando è bianca, tienamente! Guarda quando è lunga, che l'arriva fino a cai! E scostatevi! E sono che piena coppa! No, quali piena coppa? Lì ci sono i patrizi! Adami se mi hai già esenato! No, sono adoro, ma mo stai a casa, negli 3 minuti fa! Illustri e venerandi patrizi! Che io tozzi la figlia a quel vecchio! È vero, ma è pur vero che la sposai! E in ciò c'è tutta la mia offesa! Bronzo è il mio linguaggio, dato che sin dall'età di 7 anni fra campi e guerre passai. Inetto sono a parlare altro linguaggio che di guerra non sia. Inetto sono a parlare in mia difesa. Che voce! Una magnifica voce! Chi sei fila, chi si chiama? Wee. Ridammi il fazzoletto che tu donasti a Cassio! No! 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 Di fazzoletto! Oh! Il finale del quarto atto poi la voce cambia, diventa più dolce, più tremante. Dopo la scena terribile con Desdemona che la crede colpevole! Ah!
astuta veneta cortigiana che per amore fuggì dalla casa paterna e si fece sposa di Otello. Poi Andrea Emilia. E chi è sta Emilia mo? Emilia è la nutrice di Desdemona. Ah! Fatela entrare! Certo, Emilia, entrate, entrate, accomodatevi! Salve a corta la barba, ma vogliate che vi la coppa! E voi? Voi! Madonna! Sant'Anna! Voi che esercitate l'ufficio opposto a quello di San Pietro, perché spalancate le porte dell'inferno! Vedete, abbiamo finito. E non muore. Eccomi da loro! Non lo voglio! Sì, prendete! Non lo voglio! Questo è il vostro compenso! Non lo voglio, mettete un logo in mo, poi... Mantenete il segreto e chiudete a chiave. Z. Ah, ragazzi, mica la porta già sta. Se piglia fischi se stesso. Con questa grandissima interpretazione, due chiamate, il Shun Mellè. Una. Oh, signor! Quando va vicino lì ti affogano, c'è! Assassina! E babbo, qua finì domenica tengo tempo. Come no, c'è sta tempo. A proposito, voi verrete ad applaudirmi. E dove? Al Teatro San Ferdinando. Ah, come no, certo! Vi porto un palco, una poltrona, francamente, senza cerimonie. Sarebbe meglio un palco. Ma quindi verrete con la famiglia? Certo, con la famiglia. Bravissimo, mia signora! Allora ci vedremo domattina. Perfetto. Adesso mi perdonerete. Devo misurarmi gli abiti dell'ultimo atto. Fate il vostro comodo. Vi trovo qui domattina? Sì, signor, come no? Va bene. A domani, signore. Arrivederci. Ecco, ragazzi, mo' sai, scusate qualcosa. Eccomi! Mi raccomando. Oh, pigliabaccare! Applausi! Applausi! Solo a te! Solo a me! Solo a te! Applausi, solo a te! Solo a me! Solo a me! Oh, mamma mia! La verità che rimedica che in coppa non ci veniva proprio. E si sono guinato un po' che esca pazza pure io. Mamma mia! A Zambogno, Zambugnone! Scusate, è permesso farvi una domanda? No, io stavo andando via, vi saluto, arrivederci. E questa che cos'è? Io una domanda vi devo fare. Ma è la prima volta che venite a Napoli? Sì, signore. Signore? E vostro nipote vi ha portato qua a vedere la pensione? Sì, signore, mio nipote mi ha portato a vedere la pensione, signore! E dici la verità, voi ho voluto bene assai a Don Ciccillo, certo che voglio bene assai, ma pure voi la vita vuole bene assai! È perché sì che lui giovane spende tanto denaro che ancora. Ma che lo fa anche per voi, per la vostra salute! Per la mia salute! Certo, come no! A Roccasecco io appena lo stabilimento è pronto, ve ne venite tutto quanto là! Sangue e bacca, c'è capito? Che sta da essere nato a imbroglio di Don Ciccillo. Dite bene. Poi a Roccasecca potete fare pure qualche novena. Nessuno ve lo impedisce. Qualche novena? Certo, come no? Anche se adesso non ne avete più bisogno. Voi pigliaste l'Oterno. Io? Pigliai l'Oterno? Ma quando mai? Quando mai? Ricordate, va buono, 27, 56 e 79. Me l'ha detto mio nipote. Signore, chi si è subito che ci cade? Il vostro medico! Ma vieni un poco tu coppiezza d'assassino! Ma io ci ho capito tutto cosa! Con chi sta argomento? Gli faccio una cosa chicca assai! Hai già fa una novella umoristica! Titolo: Un medico imbroglione! Cameriere! Servitore! Squattro! Facchino! Ma arrivo sta presa di cognac, sì o no? È mezz'ora che sto aspettando! Ma quella bestia del direttore! Addosso! Cameriere! Il signore, ecco il nostro cognac. Finalmente, ci vuole nel cantonato per far sentire a buco. Mi dovete scusare. Zitto, basta, non voglio sentire niente. Mi avete stancato, ma pare mill'anni che me ne va a coppa. Io non sono abituato a dire una cosa per tre volte, ma perché mi ha pigliato il direttore? E ti dicevo che stasera stessi me ne va, capito? Vacuo. Mir quanto è brutto, può scurare.
Che razza di pensione è questa? Che modo di agire? Scusate, ma io vi devo raccontare una cosa... Amico, lasciatemi stare, non voglio sentire niente. E che maniera è la vostra? Che maniera è maniera? Voi da stamattina mi trovate a salutare quello e lasciatemi in pace una buona volta. Voi siete mi sapresse come un cane. Mi avete fatto 100.000 domande, ma che diavolo, ma non donate proprio educazione. E no, ma c'è quello con la vostra educazione, come posso imparare? L'educazione a me. Sì, a voi, a voi. Sta bene, ci rivedremo. Certamente che ci rivedremo. Io sono qua, a vostra disposizione. E siamo intesi. Disse uomo, e mi imparare l'educazione a me. La voglio favorire chi sono io. Carogno, pigliacco. State vasetti. Stanno venendo di Mastro Giorgio e fui dove? Tu Mastro Giorgio? Sì signore! Ma era Fulvio! Ehi! Ma come ti pigliate, ma pazzo! Ma che sono pazzo io? Ma che altri che siete pazzo? Nessuno mai ha avuto l'ardire che mi chiama pazzo, signore! Questo è un grave insulto! Voi mi date soddisfazione? E subito! Chi siete voi? Felice Sciosciamocca! Oh, sta bene signor Felice Sciosciamocca! Noi due ci batteremo alla pistola! Come no? Io ne tengo due, belle cariche! Sì! Andremo in villa comunale! Come no? Vicino all'acquario! Prima a sinistra! Tutto a sinistra! Noi ci molesto l'est! L'est! Dopo voi da loro! E chi siamo? Rimane poi, ma spicciamo chi l'ha! E di mano spicciamo a chi l'ha! Sì, sì, sì! Stai fresco! Io mi ha voglia proprio a cannotto! Sì! Dalla video! Accompagnami la mano a bacio palazzo! Sì! Guardate che combinazione, Cicilla si è appiccicata con Don Nicolino e si hanno narrato un sacco e mazzato e hanno portato a tutti e due in coppa a quest'uomo. Ma come cancara si fa? Come cancara? Caffè, consiglio! E chi si sa che io sono pazzo? Niente, niente, non mi ha voluto accompagnare. Un caffè! Ho tenuto pazzo la musica! Cicilla, direttore! Ma sì che feci, ne sento non ce lo sa mai, ha perduto amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, dare perdono, da lì l'ha spinto, sono qui venuto, che non segno di sfogato, mi è sciagurato, rimasto ragò! Direttore! Direttore! Cicilla! Ma chi siete voi? Cosa volete? Chi sono io? Perché lo volete sapere? E voi, venite di qua! Ah, non avete paura, maestro! Vi difenderò io! Eccomi qua! Cicilla! Direttore! Aiutate! Papà! 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 Ma che sta succedendo? Ma che succede? Ma che sto sto lucco! Ma che diavolo succede, Cabascio? Si sente le strille fino al secondo piano! Direttore! Direttore! Si sono scatenato tutte le pazze! Ma ci sono attaccato! Che pazze! Ma quali pazzi? Dove stanno sti pazzi? Essa è là che dorme, non vorrei versare altro sangue, ma pur deve morire. Un bacio, un solo bacio. E che sia l'ultimo. Mannaggia un momento che sono venuto a cangoppo, mannaggia! Cicilla, direttore! Signor Volo, pazzo, tra, si fa la persona normale.
E a proposito, Zizi che sta facendo? Sta rimanendo in salotto un coppo divano. Coppo divano? E perché? Perché ieri sera sta ritirando tardi. E la moglie non vuole essere. Sicuramente insieme a figlio e sta dormendo. Ah, ma che la vecchia è tremenda, sapito? Ma come sta facendo a sposare Zizi? E che diavolo, ferma, non sono stevene più. Che ne sai, figlia mia, che ne sai? Chi la sa sposare per denaro? E ti credo che lo ci butta in dote 400.000 lire. Amore, ho capito. La vecchia è ricca, ma che se ne fanno tanto denaro su 3 per 1? Bella mia, qua ci sono un nipote che ne vale per 15, si mangia tutto così. Ma state zitta, perché mi fai picchiare? Ma a proposito, signori, a me l'affitto, chi me la dava va? Voi o ti posto? E da loro, tutto quanto che cercano denaro a me. E te l'hanno per valore? E questo che cos'è? Oh, io l'ho proposta a casa, ma sono loro che ci sono venuti ad abitare. Va bene, non ha ricevuto altri zio. Ma non c'è da dubitare, sa? Ma no, non è affatto per dubitazione. I padroni miei, quando vanno a villeggiatura e affittano sta casa, o vanno a conoscere a me. Sono chi che già risponderà a tutto cosa. Vabbè, ho capito, non ci pensavo. Ma voi mi pare che si dà a portinare? Sì, signore, da una camera mia, vicino al cancello del giardino. Quando posso affitto sta casa, io mi presto a fare qualche servizio, a ricette e camera. Ah, e perciò state a casa? Sì, signore, sì, signora. Io vado fuori, siamo pulito chiamato. Permettete? Fate, fate. Cicci. Cicci, vieni, fa' presto. Piano, piano, un momento. Cicci, vieni con me a fra, trovi 500 lire che c'era a Don Nicolino, se no, killa, ti vatta una tavola. Come va a te, padre? Perché mi va a te tagliare sì? Ecco, non dico io che avevi 3 pacche che niente di meno se ricordo fino a che mora, io facevo tavuta. Fermi da lì! Cicci, tu non ti vai in allerta! No, no, volevo dire, io facevo tavuta turno turno. E meno male che si mette una gente per me e mo lo hai sotto. Io sennò mi mangiavo vivo, mi mangiavo. Tu mangiava vivo, sì. Tu mangiavo. E che sotto all'occhio che tira, qua? Che si sta sotto all'occhio zico, mi ignora. Io sento ma qua, sta macchia nera che recca. Ma perché si vede? Ecco, non si vede. Sì, e fu in pugno, il uno marette, capito? Una? Ma pensavo che fu un chiassato. Signor uno, e fu tanno corretto in quello, capito no? Ehi, passai chi lo hai, perché tu sta a quest'ora, e hai detto un coppa a pensione. A chi appai a zitto te faccio, regolarmente avete a fu pazza. A scelta gente, si spaventai, e abbiai a fu tutto quanto. Guardate che combinazione, oh, e meno male che a Zizzi non ha pure niente. No, che non capette niente, che lo fu prima a fu, nessuno corretto più. Meno male, meno male. Basta, Michele, facciamo una cosa, viene andato poco, capito? Ti faccio trovare i 500 lì, va a te. Cicci, fammi trovare i soldi, se no kill, ti addarizzo l'ossa! Come addarizzo l'ossa e mi addarizzo l'ossa? Va a te, noi, addarizzo l'ossa a me. Quando chiudo mi spezzo. Forse sono un pugno. Capace, fatto. Non si capiva niente, non si capiva. Mannaggia l'arma la mamma, mannaggia. Mo si da Zizi che si fa ferrare con la 6 sull'ullanco. Ma io già tengo pronta scusa, eh. Già tengo pronta scusa, se l'ha da credere per forza. Niente, è inutile, non mi faccio capace. A me non mi imbroglia. Se crede che è venuto a Napoli a fo fare nella. Agli fui e n'accaia là. No, ma io attacco al culto, sai che faccio? Volasse e me ne vaga. A ieri sera si arritirà stunata, rimbambito, con una faccia bianca bianca. Non poteva accucchiare una parola. Mamma, però io non le resta manco di me parlare. E so sapo, perché io so femmina che capisco assai. Al ricordo, da me, che se non mi imbroglia. Va a trovare Rovanetto solo senza nipote. E perché se non sei qui? Ah, chi le perciò vuole venire su questa annata? Perciò non vuole portare qui? Signore, però c'è sta la femmina che può parlare con Don Felice. Con Don Felice? E chi è? Ha detto che si chiama Amalia Strepponi, sta fuori una bella figliola. Una bella figliola? E che va, marito? Signore, io credo che c'ha da essere uno sbaglio. Perché quando ci ha già domandato chi era, essa mai. Dite a Don Felice che sono la sorella della sua fidanzata e ho portato con me anche la ragazza. Ma che dici? Oh mamma mia! Ma dai, proprio a così? Proprio a così! Fammi scellerate caliuta! O dicevo che ci stavo qualcosa sotto! A Napoli non è venuto, buon nipote! È stata tutta una scusa! Ah, ma io ha già fingere, ha già avrei proprio chiesto a Amalia Strepponi e chiesto a innamorata. Mi ero a parlare. Ma che cazzo, sei che ci dico? Che io sono da sola più rossa e tu sei nipote. Hai capito? Va bene. Falla tra sì! Signor, prego, prego, favorite. Grazie, grazie. State zitta. Buongiorno. 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 Buongiorno, signora. Voi volete parlare con Don Felice? Sicuro, ma si sta comodo però. In questo momento vedete un po' impegnato. Sta facendo il semicubo per certi dolori che le sono del basso ventre. Mi dispiace, ma che ne fa? Sì, da molto. Soffre di appendicite, vedete? Ma voi potete parlare con me. Ah. È lo stesso. Sì, ho capito.
capito, forse voi siete la madre. Ah, a me, mamma, la sorella, la sorella più grande, e questa ragazza è mia nipote. Tanto piacere. Accomodatevi, grazie, prego. Grazie tante. Vieni, Lucia, stammi su poi. Ecco qua, cara signora, vedete, si tratta di un matrimonio combinato, come si dice, friend manello. Sì. Ieri ho avuto l'onore di conoscere a vostro fratello Don Felice, sta vista mia sorella e ci è piaciuto. Mia sorella l'ha trovato tanto simpatico. Sì, sì, simpatico, e siccome io lo vedo un uomo serio e positivo, io non volessi perdere tempo, perciò sono venuto a stamattina, mi fa tutto cosa l'est l'est. Perché si deve perdere tempo? Sì, sì. Una volta che mio fratello piace a essa, a lei piace mio fratello, si può fare tutto con la massima sollecitudine, tutto con la fretta possibile. Bravo, e voi ne avete piacere? Io, ma vi pare, è stata una cosa che mi ha fatto assai piacere, non potete capire quando sono contenta. Ma scusate, signor, ma forse uno sbaglio, okay. Questo Don Felice che dite voi, ma che cognome tena? Aspettate, ma sì, com'è lo cognome? Salto in bocca! Ma siete, quando salto in bocca, non è napoletano, no. È di Rocca! Secca! Stato zitta! Signora, io lo faccio venire subito. Sì. Accomodatevi in quella stanza. Grazie tante. Come volete voi, però ho tornato dietro. Se non sta comodo stamattina, non mi rimane. E chi le sa che avresti dovuto, si può pigliare con. Avete ragione, amica. Accomodatevi, vi prego. Grazie assai. Margherita, sì? Va a chiamare Don Felicia. Ricengella, la zia, o vorrei subito. Sì, signor. Però non c'è riccio che stanno questi belli signori. No. O vogliamo fare una grande sorpresa. Grazie. Ti piace mio fratello, ti piace? Assai! È trasita! Hai capito? Fallo di subito! Piezza scellerata! Voglio far ruta a casa! Ah, ma che si so cose nuove, sapita? Ma mamma, un è giurato! E cosa mette a combinare un matrimonio? Ah, ma niente, non mi fa compassione! E che lo ciò dicevano tutto quando paese, donna congè, non vi tornate a insurare! Cavuia, passate un'uaia, va una bandita! E che da così è stato? Ah, che sento, stavo ne? E mo sente che succede? E allora, zio, come mi sentite, Piano piano, Mi sento una poca meglio, mi sento, ma... Ah, dopo, ci sì. Ma sento tutto sto note, come se stessero in una campana. Tu fa sì che la caccia passata ieri sera, se tu non me la stavi solo alla coppa. Non succedeva tutto quello che è successo. Zizi, se posso sapere quello che è stato? Ecco la giarita, si scatenano tutte pazze. Io non so come arrivai a me ne scappò. Che pulita me, caro zio. Io avete una chiamata di presso con un consulto, io avete a correre là per là. E mentre stavo tornando, scivia pure un coppa una scorza di banana e chi è a farmi a fronte, un bacio a rode una carrucella. Guardate che Gigi, nato, bravo, non mi schiattavo. Piano, Tieni mente, che non mi pare un palloncino, ma pare. E chi lo mo si schiatta? Passa il manuale però hanno tutte e due, Gigi, non puoi volete sei. Niente. Guardate là. Non mi letto odio in bene, c'era una parola. Appena arrivai a casa mi accetto una cancariata perché era arrivato tardi. Poi si mette in la camera soli. E se chiude il taglio. È vero. Risponde, è vero. Sì, signore, è vero. E a così se risponde. A così voglio rispondere. Già, chi lo può fare un negoziante di pulci, che ne vuoi ricavare, A così se risponde, sì. Margherita, e che cos'è questa maniera? Cioè, fammi rispettare. Sì. Ma tu lo sai che a quest'uomo lo devi rispettare perché quest'uomo rappresenta il tuo secondo padre? Io perciò tratta così, perché pensi che l'ha già rispettato, perché se non pensassi a questa... mamma Ceressa! Bravo, questo lo puoi dire, sai perché? Perché questo povero uomo, guardate là, in effetti fa proprio una cosa dentro lo stomaco, fa proprio una pena, ridotto proprio ad una larva umana, ribrezzo di tutta l'umanità, sta solo lui al paese. Ma quando io mi vengo a stabilire a Rocca Secca... A Bosca! Gigi, hai Tabosca, forse? Quando io mi vengo a stabilire al paese, le cose devono andare diversamente. Succuta la canna da un'educazione! Un'educazione? E c'è l'imbaro! Scostumato! Sì. Mamma, mi stai aspettando rinda che la camera. Hai tagliato un momento perché vado a parlare. A me? Sì, proprio a me. Andiamo a vedere mamma che vuole. No. Rinda la camera, Cicci. Cicci,
500 lire, no? Tengo tutti i cervelli aperti. Ah, tutti i cervelli aperti. Sì, sì, presto, presto, Sì, Tipo, ieri mi scordavo, io Sì. Grazie, zio, arrivederci, Cecci, questa è 1000 lire, porta Maurice. Vanno caricato, mo subito torno, arrivederci. Cecci, Cecci, porta Maurice. Ho detto, mo subito torno, non mi preoccupare. Ecco voi, quando vengo al paese faremo i conti. Se va bene. Va bene. Andiamo a vedere mamma cosa vuole. Andate a vedere mamma cosa vuole. Andiamo a vedere. Oh! Avete detto bene! Andate a vedere mamma che cosa vuole. Vi sta aspettando in quella stanza. È venuta per combinare tutto. E non può perdere, mandano un po' di tempo. Ma chi? Come chi? La sorella della vostra fidanzata è venuta per combinare il matrimonio con voi. Svergognata, assassina, galeata! Non faccio chiasso perché sta mannata. Poi vai se parlammo. Appena arriviamo vai se mangiare il tuo cappello. Voglio parlare con Don Savera e l'avvocato. Voglio spartere. Non ti voglio orecchi. Ah, e se capisci? Tutte e due, no. Che state dicendo? Come che sto dicendo? Te faccio lei che sto dicendo. Ah, ma tu hai appezzato l'occhio in goppa per un'ara mia. Goppa dota mia. Ti hai fatto cunt senso tavernare. Svergognata. Assassi! Cicilla che se ne chiude una da volta. Oh, ecco ma combina, ma mo sai che faccio? Scrivo una lettera a Don Carlo, direttore, sì. La richiede di correre subito da qua e di portare due uomini. Sì, ma mo così faccio io. Aspetta. Tieni a mente che guai oggi passato. Allora, caro Don Carlo, venite subito in mia casa al Villino de Rosa. Portate con voi due fachini. Io ci vanno 3 C! E 4 metri di fune. Se sono pericolosi, sono attacca buona. Saluti e baci. Tipo baciavai, suoli baci, saluti, felice sciasciammocca, oi cannoi, ecco qua, tieni a mente, oi, stimato, aiurim, ecco qua, pensi, non mi scrive neanche giù la penna, pensi, mo scrive una bellezza, sì, pensione Stella, direttore Carlo Sanguetta, e cannoi, mo pigliano guaglione e ci faccio consegnare presto. Aspetta, questi sono pazzi furiosi, questi sono pericolosi, questi sono capaci di scassare la porta, aspetta. Signor. Sì. Faccio tutta la ricevuta, si state comodo? Battiglia, roba se ne parla. Signor, ma che state facendo? Ma che andasci a prego? Battiglia, ma tu stai sempre a me, cara Battina. Hai fatto la poca che hai fatto tu, cara Battina mia. Battiglia, vieni qua, Battiglia. Fammi un piacere, vieni qua, con l'unico che può consegnare sul biglietto. Sì, signor, ci faccio una frase. Battiglia, ma provi a te. Ma provi, sì, signor. Battiglia, ma sempre a me. Va a trovare che poi gran buino ti arrasa il cesto. Mamma mia. Molto bene, Don Carlo, ha già chiarito subito questa cosa.
ha già una lezione che la caurare vada nei mugliere ma con Marechi. È come se non c'era lunga. Va bene, ho capito, grazie. Senti, hotel, ma se ne è scappata. Ah, eccomi qua. Buongiorno, amico mio, come stai? Bene, bene, grazie. Perché ancora mi ha mattito paura. E come no? E mamma lo sto truffato. È la stessa cosa. Ma ieri mi facette assai piacere che mi mettiste paura. Sì, perché vuoi riuscire che parte l'ha già fatta buona. Naturale. Ah, sicuro, come no? Tanto naturale che mi facette scappare. Lei è contenta pure. Da mio fratello mi sono fatto dare l'indirizzo. Sono venuto a servirvi fino a casa. Ho portato un palco e quattro biglietti di platea. Volete far venire gli amici vostri? Favorite, amici. Fate una cosa, io mettetelo là in coppa. Ma tenete! Mettetelo là in coppa! Ma favorite! Mettetelo in coppa, se ci parò, ma passa e mi piglio io! Ma voi avrete visto come è rimasto impressionato? Voi vi mettete paura, io ti ho tanto piacere. E la domenica, la faccia sentì Francesca da Rimini. Damo Francesco, amo! È disperato, è l'amor mio! Bravo, bravo Otello, bravo, bravo! Sentite, Otello, sentite, fate una cosa, io vi voglio far conoscere la mia signora, a voi fa piacere! Ma sarà un onore per me! E allora fate una cosa, favorite in quella stanza, o io magari vado a capigliare e va a porta! Sono fortunatissimo! Sì, giusto due minuti e saremo da voi! Va bene, allora, fate pure il vostro come mondo. Come no, favorite, andate! Andate, trozza! Trozza! Chi si è curioso? Chi si sono vega? Ma non tiene giù! Mamma mia! Aspetta, ma non sai che faccio? Aspetta! Chi si è pericoloso, pure chi sta? E quando esce ciò a cadere? Oh, canno! E che si faccia da settare il logo in coppa? Niente! Ma piace se assettate un po' da qui, noi sono più comodo. Voi avete preparato la roba? Siete pronti a partire? Si capisce. Andate poco, voglio far partire con Marichi, ma voglio far partire con diretta. A così arrivati ciò ambressa a Rocca Secca. Voglio far avere chiesto porci, come ha detto la signora vostra madre. È quello che sono capace di fare. Mamma mia, che brutta faccia ha fatto. Che brutto occhio. Ma che stessa scende pazza! Va, vangela a dicere che anzi muoio Sarind e che mettesse tutta la roba in su, va, vangela a dicere, va! Che io non mi posso muovere perché tengo te là a cadere. Otello? E chi è Otello? Ma voi, scusate! Basta! Andate! E chi se casi non è mentre due ore oggi rimane sul capace di pigliare pure ammazzata? Come no? Chi è? Chi è? Ti è stato mannato? Oh, bravo Battino! Signor! Chi è Battino? Ora ci sta, non mi capo parla con voi! E chi è? Fallo trasì, va, prima chi è, va! Prego, favorite! Grazie tanto! Oh, Bruchista, se ne è scappato! Caro Don Felice, ieri sera, chi tu pazzi a Raffaele? Facete mettere che la paura! Io poi non gli ho potuto dire niente, sì! È perché è amico mio da tanto tempo! Poi pure perché lui fatto i Milano, sapete? Sì. Ma io l'ha già fatta una bella cangriata! E quelli sono scherzi che non si fanno! Si capisce! E ma con me combina, E a così, come chi lo pazza lo faccione! Ne ma che volevamo! Ma io non lo so, ci non lo conosco proprio! Ma io stavo là dietro, aspettando in trincea, sì! Appena chi l'esse fatto la cosa! O volevi scassare? Ma mamma ti scassiasi a Giacomo! Vieni, capisci! Chi avete capito? Quella è stata la contentezza di avervi conosciuto! E non mi fidavo più! E sa che fa che la pensione, no? Troppo fracassa, troppo buina! E questo che cos'è? Appena il direttore è andato al secondo piano, no? Io me ne sono scappato, io ho preso tutta la mia roba, senza che nessuno se ne accorgesse e senza manco un sordo. Avete fatto buono, Ma dunque, io sono pronto, voi non vedo, non vedo, ma io dico sono pronto, sì, partiamo, sì, partiamo domani per Roma. Con il treno delle 2.55. Sì. Arriviamo il 9. E come no? Giustamente ci chiama Cucò. Capisci? Ci chiama Cucò. E il debutto invece lo facciamo a Parigi. Sicuro, Parigi. Che me ne pare allora, come no? Ma lui, vado preparata la valigia in una vega. Come no? Ha anche pronta a San Matino, in camera da letto. Voi
cosa, favorite in questa stanza, che io tempo mi vado a cagnare, e vengo. Ma mi raccomando, maestro, non mi fate aspettare da. Oh, ehi, che ci mette? A proposito, in da sta canestello, ha già preparato poche roba. Facciamo una rete durante il viaggio, avete capito? Come no, come, certo. Ah, questa roba non l'ho comprata. Oh. E che te ne sordi? No, io l'ho rubata da coppa alla pensione. Oh, senza che nessuno se ne accorgesse. No, se pure una riuola. Sì, sì, allora fate una cosa. Favorite in questa stanza. Trasi, trasi, poi. Mi raccomando, mi raccomando. Maestro, ricordate, audacia se fortuna aiuta. Trasi, trasi, danno a spalò. Oh, tieni mente, tieni mente. Oh, mamma mia, che paura, che paura. E che se l'ha da paura di questa? Che paura, non si pazzia. Ehi, oh, mamma mia, mamma mia. Ah, oh. E che lo direttore che fa? Non è vero, non è guardi, fa scappare, si fa rubare. E che lo povero Cecilla che non sapeva niente. Ah, fammi avere chissà che si ha rubato. Aspetta, aspetta. Ehi, vieni a mente, ehi. Ehi, un pezzo di pane. Un quasi cavolo, vieni a mente, ehi. E un mazzaraccio. Guarda qua, guarda. Vieni a mente, chi l'amore è pazzo, ma ha tenuto il giudizio se per tu mangiare a presa. Oh, mamma mia, e chi le sta sbagliando? Che fa con quella roba a mano? Ma che se botto in sei mi? E mica c'ho un nuovo direttore, guarda mai! Aprite, aprite! Ah, state vasito la cotinta! Ah, sta venendo il direttore, vi dà sta cuiera! O se no chi lo vede è fatta! Ehi, che sto dicendo? Non mi preoccupate, fa roba da parlamma. Sì, 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 sì. Mo mi fa cassissima questa roba in dacra, sì. E fa roba per him, sì, sì. Oh, mamma mia. E chi ce l'ha rata che lo pezze pane, che lo mazzaraccio, che la pala di pane? E chi ne sapeva niente, mamma? Poi ti ce l'ha che gli do la dita. State ma zitto, sta meno direttore in bovato. Ma chi è sto direttore? E che ne saccia? Domeri, perché mi avete chiuso dentro? Sta non mi chiusi in da sta stanza, e perché? E chi lo sapeva? Domeri, Domeri alla vita, ma c'è dice una cosa. Sta una domi chiusi in da chiesa da stanza. Mamma, e chi l'ha d'essere hotello? Hotello? Eh sì sì, si chiama così malaitis. Mamma mia, c'è fuimo, c'è la vieni, 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 vieni. Ah, oh, pure chissà se ne è scappata! O maggiore, e lo mettiamo a chissà! Morito loro, cori! Buongiorno signor! Buongiorno! Allora come ti devo paura? Oh. Ho capito che siete un vigliacco e non mi posso battere con voi! Mi fate compassione! Ho saputo il vostro indirizzo da un garzone dell'albergo e sono venuto proprio a domandare dove abita quell'amico vostro che ieri sera parlava con voi, quel giornalista, quell'imbecille che mi voleva insegnare l'educazione a me. Stamattina non si è visto proprio, è sparito. Dicite, ma ero sto di casa, ero posso trovare. Aspettate, voi state parlando di un giovane va a appiccicarsi da voi ieri sera. Ecco che ammastano carogna e vigliacca. Perfettamente. Voi guardate la combinazione. E chi la davano proprio oggi a mezzogiorno? Possibilissimo. Veramente. Come no? Voi fate una cosa. Favorite in questa stanza, che chi lo quando viene io vi chiamo. In questa stanza qua? Sì, signore. Perché qua non posso aspettare. No, chi lo è carogna e vigliacca. Se va bene, se ne scappa. Dite bene. E allora favorite, la siete in da stanza. Però mi raccomando, quando lo vedete venire, voi mi volete a chiamare. Certo, appena vieni io vi chiamo. Mamma mia, mamma mia. Ma come hanno fatto a se ne scappare tutto quanto all'angolo? Come hanno fatto? State zitto la cattinta! Mannaggia, chi va all'attata, mannaggia! Ah, ma che faccio sta zittia? Aspetta, aspetta. Ah, è venuto il direttore! E fallo così! E
mio caro, faccio una manna a chiamare per forza. Oh, e chi so kill? Chi? Quattro facchini. Ah, oh, è l'anterra, caro, è l'anterra. 4 metri di fune. Ah, oh, è certo. Sì, si capisce. Sì, come no? Se vengono con le buone, allora va bene. Altrimenti là ci stanno i facchini, che ci stanno 4 metri di fune e ci pensano allora. Sì, lo so, lo so. Voi siete un direttore molto severo. Cali, ma tu con chi stai parlando? Papà! Figlio! Oh, raga, che se mi hanno pigliato per pazzo. In questa casa ci stanno 5 pazze. 5 pazze? Sì, signore, se sono scappata la coppa alla pensione e sono venuto tutto quanto qua. Ma poi non ci stava rigo, lì là ci chiusa tutto quanto in distanza. Don Belì, è permesso. Ma questo è il direttore. Direttore, entrate, accomodatevi. Buongiorno, Don Belì, allora, perché mi avete mandato a chiamare con tanta fretta? Ma domandate, mio caro. Io, direttore, non lo sapete fa. Voi avete fatto un'altra cosa. Voi vi state più accorta. Ecco diavolo! E dice chi le è? Che le ne sono 5! Ecco diavolo! Ma aspettate, Don Felì, ma voi che state dicendo? Ma che siete pazzi? Voi dovrei che voi pazzi così! State zitto, la cattina che caccia sto direttore! Oh! Eppure voi facete per sentire, alluccate una po'. Ma perché ha già alluccato? Ma voi veramente non sapete niente? No! Una buona porzione delle pazze, se ne sono scappata la coppa alla pensione. E sono venuto tutto quanto qua. È nata voto quei pazze. Ma quali pazze? Amalia Strabone insieme a Soro, Rodello Maggiore, maestro e musica. E stanno qua? Sì, signore. Ma chi le non sono pazzo, volete capire o no? Io stanno meglio voi. Possibile? Possibilissimo. Don Felì, voi non siete venuti in coppa a uno stabilimento pazze. Quello albergo e pensione. Ma rapido si porta, e questo che cos'è? Ma perché mi avete chiuso qua dentro? Ma dove l'hai chiesto? Ah, Don Belì, che significa questa cosa? Don Belì, ma che resta pagliacciato? Signori miei, scusatemi. Io mi credevo che erano tutto quanto pazzo. Questa è bella. Don Belì, ma come avete potuto credere a questo? Ma l'hai detto Cicillo, mio nipote. Vostro nipote? Sì, signore, ma hai detto che teneva una 15 di pazzi in cura. Birbanda galiota. E che pagavo pigione 10.000 lire all'anno. E noi li mandavamo pure la prima annata. Ah, ci capito, mo. Tutto questo va bene. Ma perché tu volevi sposare solo la signora? Perché essa, mo, dicetta. Io credo che era pazza, e allora consentì. Grazie tanto, mi ti faccio perdere questo poco tempo. Signora mia, perdonatemi, scusatemi, ma io già sono ammogliato, ecco qua mia moglie. Sì, favorimi sempre. Vedi che lo piazza l'assassina che mi ha combinato. Caro Gino, ecco qua. Come da tutto quanto che ancora? Sì, come mi ricassate tutti i pazzi. Birbante cariota. Che c'è sta brutta no, lo pazzo per la musica. Che ne vanno canti più, ma sai che feci, non c'è terrore. Ma che pulita, me che lì mi ha costretto a lo fa. Zizi, la verità, io tenevo un sacco di riepa da tutta Napoli. Non potevo camminare per nessuna parte. E poi me lavavo, cercai io che li 10.000 lì e vi ricette che mi servivano per pagare l'annata anticipata allo stabilimento. Io li stavrei a forza e non sapendo come favo portare l'angolo. Ma Gigi, vi prego, perdonatemi, vi prometto che da oggi in poi mi metterò a studiare e diventerò un bravo medico, eh? Vabbè, Don Felì, perdonatelo, sono cose di gioventù. Ma sì, alla fine non ha fatto un gran male. Perdonatelo! Va bene, però se andavo di con lui a Rocca Secca e a sta sempre là. Certo, si capisce. Tu quando arrivi? Sicuro, Gigi, e chi si muove più? Meglio così. Ecco il giornalista? Ma non lo conosco, non so ci manca addosso. E allora lo vedo io, permettetemi. Don Belì, ma quindi vuol dire che non partiamo più? Maestro, a chi mi ha partito? Non so ci sono mancato un po'. E non verrete al mio debutto? Non posso, io me ne torno al paese mio, la so più quieta. Cicci, vieni a qua, vieni, Cicci. Quando andiamo al paese, non conta mai nessuno di tutta quella che ha messo ci esse. E perché, Cicci? Queste sono cose che fanno ridere la gente. Ma ne siete certo? Certissimo. È l'ultima risposta. Ce la darà questo rispettabilissimo pubblico.
c'è un pensiero per te. Edoardo diceva: il teatro porta alla vita e la vita porta al teatro. Tu hai portato il teatro nella nostra vita. Grazie. La compagnia teatrale Ponte a Capo con Omier Crepaz, 2-3 gennaio 2019. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a tutti. Un ultimo applauso a questi ragazzi che se lo meritano.